Buonasera a tutti, buon sabato. Come stiamo? Come andiamo, ragazzi? Tutto bene in questo sabato 12 agosto? Ciao Shuren, ciao il Melo, ciao Rarob, Zuc, buonasera, I Like, buonasera. Tia, buonasera, come state? E pure io, ma andiamo più o meno tutti insieme. Avanti tutta, Tia, buonasera. Allora, ciao Pable, carissimo, buonasera pure a te. Allora, questa sera ragazzi faremo un po' di amigona, un po' alta musica, vero? Che miseria, cioè musica a tutto, ditemelo, no? Allora, faremo un po' di amigona ragazzi, andremo a fare i platform a scorrimento e gli action game appunto per Amiga. Ciao K, ciao Prarob, buonasera a tutti. Ah, devo salutare. Quindi faremo questa carrellatona di giochi per Amiga, questo genere. Ciao L2, buonasera a te. Poi adesso arriveranno anche Andrea, arriverà anche Marchetto, il Vana un po' più tardi, il Simon un po' più tardi, Harry non lo so perché c'ha una cena, Pipo pure non lo so perché c'ha una cena, quindi vedremo poi. Ciao Redoputo, ciao il caro vecchio Srubalero, ciao ragazzi. Allora, babam, babam. Allora fatemi levare un po' le finestre e chiudere perché sennò mi piglia freddo. Zucche, tutto a posto? Ciao Brighello Sub, grande Super Brig, buonasera a te. Allora leviamo un po' di finestre aperte sennò mi piglia freddo. Qua è tornato il caldo, non so da voi, oggi sta una giornata molto calda. Assolutamente, sta insomma giornata abbastanza complicata via per il caldo. Ciao Bert, niente, ancora niente. No, azienda sta a fare un casino, per carità. Ciao Melo, carissimo. Ciao Luca, buonasera Luca Stradiotto, carissimo. Buonasera a te. Allora, andiamoci a vedere. Ciao Dalmas. Papam. Papam. Allora, vediamo un po', cercheremo. Io ragazzi mi sono fatto una lista. Voglio Babbo Natale. Mi sono fatto una lista di platform a scorrimento e action game che racchiude in sé tanti titoli, quindi andremo a vedere insomma di fare magari possibilmente qualcosa magari che abbiamo fatto un po' meno intanto, no? Piuttosto che fa sempre i soliti. Ciao Simo, buonasera, buonasera a te. Allora vediamo con che cosa possiamo partire, vediamo un po' se trovo un titolo. Tipo questo, che cosa sarà? Cosa sarà? Che fa crescere gli alberi alla felicità, che fa morire a 20 anni, perché se vivi fino a 100. Oh, cosa sarà? Allora, vediamo questo ragazzi, Big Nose The Caveman, 1992, della Codemaster. Ciao Poldo, vediamolo. Ah, anche sì, l'avevamo detto. L'avevamo detto meno, sì. Un po' alto, eh. Vediamo questo Big Nose Caveman Adventure. Che ho detto? Ho detto bene? Ciao Ste, buonasera. Ciao Stefano Bellitto, buonasera. Prendiamo lo strumento. vediamo che roba è. Questo sinceramente non me lo ricordo. Molto probabilmente l'avremmo fatto durante una delle nostre seratone. Qua c'è una mappa. Questo sinceramente non me lo ricordo. Ma lì si poteva... Niente, non si va indietro. Porco. Ciao, c'è le chance, buonasera. Ah, quindi si può distruggere diverse cose. Sì. È basso l'audio? Aspetta, aspetta, se... Forse ho abbassato troppo. Adesso meglio? Si sente un po' meglio? Che oh! Ma che madonna è? Che era un bonus? Strana sta cosa. Infatti no, la musica non c'è, boh, non so se è un problema del gioco. Ma quello quindi era un bonus. Beh. Quindi molto probabilmente sotto non dovrei caderge. Questa che è una vita? Abbastanza direi strano questo, eh? Niente. Ma che c'ho la... Quindi c'è l'energia, non ti ammazza subito. Non ho capito. Un po' Rastan, via. Occhio. Occhio. Da fare no, c'era tu così. Niente, ovviamente sono cascato in mezzo. Due, vediamo se perseverare è diabolic. È scipoldo, un po' così. Che oh? Sì, ma non c'è un'energia, una cosa. Questo a me mi sparo da qua. Oh, cascata a testa in giù. Boh, vi dovessi dire, non è malvagio, però insomma, diciamo che potrebbe essere inteso anche come un gioco, insomma, ancora da definire, insomma, non proprio del tutto. Mi fa piacere perché non lo conoscevo. Occhio. Ciao cari Lopez, buonasera. Esci, ma ne chiappo ne una. Non ce l'ho più. Bene. Vai, votiamo ragazzi per questo Big Nose Caveman Adventure, una cosa del genere. Votiamo, votiamo, via. Sì, pure per me non più del 6, ecco. A posto, in pieno, eh? Ma non ci facevo apposta. Oh, ha fatto un verso. Allora, grazie ai like per i bit. Grazie mille. Allora, che ci vogliamo vedere? Questo, visto che siamo in tema, come si chiama? Allora, ciao Tremo, buonasera. Allora, questo ragazzi è della Atlantis Software del 1992 e si chiama Cave Mania. Vediamo Cave Mania. Sto cercando di via quelli un po' più a me sconosciuti, Ovviamente sempre in tema di cavernicoli. Ciao Matando! Oh! Uno star. Alex. Oh Andrew! Bonsoir, bonsoir. Buonasera, buonasera a tutti, buon sabato. Buon sabito anche a te. Allora, questo pure mi sa The Island. Boh, quello prima è stato un po' così. Allora, Red Rock Island. Ah, questo l'avevamo fatto però, questo mi ricordo. Ciao a tutti in chat ragazzi. Ciao Elike, ciao Brighello, ciao Berto, ciao Dammas, ciao Braro, Zuccherone, Gary Lopez, Simo, Mattando, il Mero Grande, Brighello. No, è una madonna, ma già dei controlli veramente no assurdi, debut. Oi, boy, 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 boy. Oh. Che madonna è? Mi porti indietro? Niente, ma la stava a morire. Niente. Questo mi ricordavo perché anche l'altra volta non c'era stato molto... Molto... Marchi a pantro. Oh signore. Quindi dobbiamo andare indietro, che dobbiamo fare? Oh. Ciao Poldo. No, se muore, io pensavo che lì. Ciao Brumbi. Niente. Ciao Black Panda. Mi un po' su pazza che andrei almeno. Ciao Black Panda. Te lo vedi in direct. Bravo. Comunque questo non mi... Se quello di prima era passabile, questo mi sa che non ci siamo, non ci siamo. The Island, Red Rock. Ma Red Rock non è pure il coso, la città dei Simpson, dei Flintstone? Ah no, quello è Bedrock. Bedrock. Mai. Ho capito, ma questi non si ammazzano con i spari. Casca di sotto? Bene. Ciao Ale DB, buonasera. Niente, questo da mi chiappa, mi si porta via. Cazzo è caldo stasera. Sì, oggi non trovo, sì. Ah, chi dobbiamo pigliare il fiore e chi ci siamo? Poi andiamo su. E chiediamo via. Ardecchero. Oh, gli abbiamo fatto. Allora. Ah, take the egg home. Ah, quindi già via lì le uova. Porco dindo. Scramble. Quindi ne ho via un'altra. Mi si è rotta questa. Sì. E che mi devo cascare sotto un'altra volta. Ciao Marco, buonasera. Ok, una uova, un ovo a casa. An egg. E dai, ma qualsiasi... E lì... Morto da capo. Allora votiamo ragazzi per Cave Mania, ma a me sinceramente questo non mi ha entusiasmato, anzi direi tutt'altro che entusiasmato, proprio no. Allora vediamo qualcos'altro che non abbiamo visto, tipo questo, vediamo. Allora questo è della della Prestige del 1991. Il gioco si chiama Goccia. Vediamo un po' che roba sarà questo Goccia. Intanto mi pizzi le zanzare, Dio sbubbissero. Eh sì, maledette bastarde. Questo caldo. Ehi, tanto ciao Shura nelle due. Hai like. Se non ho salutato qualcuno, boh. Esatto, Brig, Bert, salutiamo le zanzare che ci seguono sempre. È un vermone, Goccia, sembra un po' il protagonista di Earthworm Jim. Eh sì, il progenitore. Allora, Tobias Prince e Sven... Niente, non ho letto. Ekiro, Level 1. Get ready. Che sono, c'è proprio audio per niente? No, niente, proprio zero. Effetti che musiche. No, però c'è, la grafica è fluida. Gli sprite non sono bellissimi, No. Niente, quindi praticamente non gli fai niente. Non gli faccio... Sì, però un cazzo di musichetta, di coso. Ci poteva... Niente. Ciao Retro! Ci poteva mettere una musichetta di merda. Forse... Ciao Retro Pai. Devo saltare sopra questa. No, non mi pare. Mi sa di no. Dove devo andare adesso? Figa. Strano questo gioco comunque, Qui sì che non si ammazza. Ah, questo si può spostare? No. Ma ammazzato? No. Ah, devo scrivere Goccia, devo scrivere la... Goccia. Ma questi lo puoi ammazzare se gli spari 700 volte, no? Non lo fa. Porca lui no. Sì. Niente. Vedi? Penso di no. No, direi proprio di no. Che è una bomba? Non posso sparare altre cose di spazio. Non sta spazio, no. Ciao Silvietta, buonasera. No, buonasera. Adesso non ti ha fatto niente però il vermone. No, ma anche prima non mi aveva fatto. Ma ti ha ucciso prima? Ma no, mi sa che perché l'energia che faccio. Boh, allora non lo so. Io questo non lo capivo. È un ostacolo. Ah, che cazzo. Votiamo ragazzi per Goccia. Questo che tira lì in mezzo? È un tritariffiuti metallici, lo vedi? Caccia. Vedi, questo per esempio adesso mi ha ammazzato appena Madoccao. Non si capisce un cazzo. È scriteriato questo gioco, è scriteriato. Sì, è anche difficile a capire quello che ce la fa più che altro, perché... Qui capito, se premi... Sì, te rimani sempre più corto. È un'inculata. Eh sì. Gaccia. Ciao Rullo di Canguri, buonasera. Ciao Rullo di Canguri. Questi? Chi mi sa che ce la sembra belle, eh? Oppela. Oh. Oh, oh. Niente. E raga, non mi sconfinfera più di tanto. No. Ciao David Master. Però l'audio potrebbe essere anche un problema dell'ADF, eh? Io non ho visto. Grazie Melo, grazie, che te dico. Grazie per l'abbonamento regalo. Grande Melo. Non c'è niente, Verte, non c'è né effetti né musica, non lo so per quale motivo. Boh. Non so se magari potrebbe essere anche, come dicevo, un problema del gioco, del dump della ROM. Quindi, ma andiamo a farne un'altra. Andiamo a farne una. Allora, vediamo un po' questo. Vediamo. Ah, questo o è tutto attaccato o non è lo stesso, mi sa. No, ciao Ufetto. No, infatti è tutto attaccato, ma non è questo. Ho sbagliato a scrivere. Ciao Ufetto. Ho sbagliato a scrivere, come si chiama? No, sbagliavo, mi sa il nome. Il nome proprio a scrivere. Ah, come l'ho scritto io. C'è stato un errore. Allora, proviamo questo. Ciao Sidie, proviamo allora della ESP Software. ESP Software esce nel 1993, quindi anche abbastanza avanti, quindi potrebbe anche essere... Beh, non lo dico. Il gioco in questione, esatto, è Gadget Lost in Time. Ah, l'ispettore Gadget. Penso. Sì, è lui. Gadget Lost in Time. Vediamolo, via. Bert, poco ancora. Ma sto facendo volutamente quelli che non conosco, quindi potrebbe anche essere un problema, insomma, che se famo quelli conosciuti magari... Secondo me qui il livello si potrebbe alzare. Now entering the age of dinosaurs. Si potrebbe, Disco 1. Ma era più dischi, ma non mi sono accorto... Ah sì, tu dischi. Sono two cische. Allora il gioco ricco. Ma come pronto? Ce n'è uno? No, lo devi mettere in DF0. L'ho visto su YouTube, c'è audio. E musica qui. L'hai messo nel driver giusto? Sì, ma è uno. Cioè, due dischi. Stavo col primo, ma ho detto metti l'uno. Già c'è. Ma in DF0 l'hai messo? Sì. Sul primo disco l'ho messo, Andrea. Porco due. Non so come ti l'hai settato. Sì, è DF0, vedi qua, eccolo. Allora, c'è due dischi. Oh, Turrican! Buonasera, Marché. Ah, già, ma allora, fatto no, rimetti come prima. No, fammi vedere se ce n'ho un'altra versione. Allora, se ne ho un'altra versione... Allora, Gadget Lost in Time. Ma Brumby è il disco 1 e il disco 2. Io ho messo l'1, poi a un certo punto si è fermato e mi ha detto inserire il disco 1. Era l'1, ho messo il 2. La schermata prima non c'era in quell'altra versione. Questo perché il crack, quell'altro non c'era il crack, mi sa. Ok, ok. Vediamo un po'. Perché sono winner don't use drugs. Esatto. Perdiamoci, dai, guardiamo un quarto d'ora questa spirale che corre all'infinito. Ciao Johnny. Degli ebeti. Più di quanto già non siamo. Sorry, invalid password. No. Non c'è scritto niente. Get ready. Amici, inserischi Locarina, Musa, attenzione. Qui finora abbiamo gioco, grafica e anche la musica, incredibile. Però adesso dobbiamo riuscire a giocare. Attenzione. Ma che non c'entra niente l'ispettore Gadget. No? Ciao Marchetto! Ciao! Ma che madonna! Dai, vai! Ciao, mister Renegade qui! Ehi, ciao Marco Turrican, anche tu a chi? Ma buonasera! Buonasera a tutti! Hai fatta alla Ligia Andleia? Ancora? Sì. Ah, stavi a 3 giorni, devo fare la valigia una settimana prima. Insomma, lì. Mamma mia che roba è! Te devi vestire in un certo qual modo per venire all'Arcade Food, mica te può presentare così. Così no, si muta nudo. Ciao Retro! Io non ho parole, veramente. Ti devo dire che finora preferisco la schermata iniziale con la spirale. Ciao Gufetto, guf! E cioè, ma la musica che c'era nell'intro era meglio. Ma non spari, non puoi fare niente. No, guarda che faccia che c'ha lui. Ciao Dalmas, ciao Silvietta. Tu Riccardo, l'hai vista la faccia del personaggio? È un po' sfalciato lui. È un po' tanto, no? Un po'. Sì, c'è una faccia un po' così. Ma poi salta quella faccia un po' così. Triceratopi, come niente fosse. L'audio com'è? Si sente. Tra l'altro prima ho visto la schermata dell'ipnorospo, bellissimo. Gloria all'ipnorospo. Dico solo che è la cosa più bella che abbiamo visto fino adesso. Molto sera. Bene, molto bene. Però qui ci stanno i dinosauri. Anche l'audio dell'intro è la cosa più bella che abbiamo sentito questa sera. Esatto. Tenendo conto che il gioco di prima non aveva né musica né effetti di gioco. No! Quindi... Oh, bella Fra, buonasera a te. Buona capa. Mamma mia. No! K grande. Da capo. Buona capo. Ma questo chi è? Questo è il Jolly, Joker! Jack. Vedi? No! Sembra un personaggio di Wonder Boy Monster Land, non so perché. Non sottovalutate l'incredibile potere di Lord Cappellus. Esatto. Boh, ragazzi, votiamo pure per questo, ma non sinceramente... Non tatuare la potenza di Nintendo. Porca miseria, veramente. Guarda la velocità. Sì. Game era Power. 88? 87? Ma no, mi sa anche 89. No, aspetta, ma mi sa che era... No, mi sa che era del Nintendo 64, eh? No. Siamo Super Nintendo. Quindi sì, sarà stato inizio anni 90, 91, 92. Guarda il Velociraptor. Che malato, una sveglia, che malato. Basta. E a Roma ti ha dato la sveglia. Esatto. Comunque veramente un gioco di merda. Sì, infatti non è proprio un granché. Aspetta, colors? Di che colore è il Tyrannosaurus Rex? Green. Come wrong? Non è verde. Come non è verde? Io ho visto il dinosauro verde prima. No, lo vedi? Sbagliavo. Grigio. Ma non è vero che è grigio. È un cheater sto gioco. Basta. Vai Andrew, fanne uno te che lo fatti 5 già. Meno... Dai, sì, sì, ok, ok. Te Marchese vedi su Parse che almeno vedi in direct. Io ne faccio uno perché te ne fai 5, cioè tre tuoi, due dei miei, io faccio l'ultimo. Esatto. Andrea, ma mi hanno detto che sono già 2 o 3 ore che stai a giocare e basta. Sì, esattamente, esatto. Hai un po' rotto il cavo. Non mi rompe il cavo. Allora, la sera cosa vuole? Non perché vuole il cavo. Vediamo che gli possiamo. Ma ieri sera la naturalezza, no, capito? Con cui esci da fare sta cosa, bellissimo. Allora, aspetta. Ciao Mercure. Allora. Oh, retro layer. Vediamo qualcosa che non abbiamo visto, però, eh? Sto cercando di fare dei giochi un po' sconosciuti, capito? Perché almeno. Sì, sì, no, bene, bene, bene. Così vediamo un po' di. Digeriamo meglio. Di mercate. Vai. Mm-hmm. Esatto. Allora, tipo questo della Alternative Software che esce nel 1993, si chiama Hallo Hallo. Ah, questo sarà bello di sicuro, senti che titolo. Hallo Hallo. Hallo Hallo. È il nome di un mobile dell'Ikea, Hallo Hallo. Proprio scritto così, Hallo Hallo. Che caspita vuol dire Hallo Hallo? È una sedia dell'Ikea a Turicano. È intraducibile. Mamma mia, mamma. Che è friki, è friki. L'Amiga Software. Mamma mia. Basta. Come si va avanti? Oh, ecco. Ah, beh, però mi schiacci perché sennò non ci sei. Ma io no, ho schiacciato già, sì. Non lo so. Sì. Sì. Porca madonna, alza un'altra volta tutto il volume. Ma io non capisco perché sta cosa. Per nessuno dei due retropai. Spero che si spacchino la testa a vicenda cosa? E che muoiano entrambi. La sfida in MMA di Zuckerberg vs Musk. Elon Musk, ah beh. Speriamo che succeda pure un bell'asteroide che casca lì mentre stanno a combattere. Con un'estrema precisione deve cadere vabbè, se uno con le tecnologie che ci stanno adesso chissà. Senti, questa la mettevano sta canzone qui negli autoscontri nel 92, non ricordo. Allo Cartoon Pop. Ma che cazzo è? Allora. Censored, attenzione. Vabbè, Censored. Ma che è sta roba? Tipo in alto era pensieroso, eh? Sì, però ti schiacci Andrew? Io pensieroso anch'io in realtà. Sto schiacciando tutto. Ha ragione Shure, ne famo 2 così almeno siamo sicuri che uno ci casca là. Adesso ho visto il telefono. Exit. Facciamo allo allo insieme. Grande. Attenzione, attenzione, attenzione. Religioso silenzio, 1 minuto di raccoglimento. Facciamo allo. Guarda mo che merdata che esce fuori, eh. È una festa folcloristica. Oh, sì, che rimane così è bello. Schermo nero dici? Sì. No, sta lei ci vedi sotto. No, ma dico, finché rimane così il gioco è accettabile. Nel frattempo il Turicano, ragazzi, ha provato a mettersi alla prova su Buggy Boy, ma niente, 93.000 erotti e più di quello non riesco a fare. Perché è digerito erotti. Esatto. Però, cioè, non ho fatto errori, ho fatto pulito, eh. Non ho preso, non so, cascato nemmeno una volta. Piace Andrew? Che sarà un modo di pigliare tutto, boh. Sì, sì, sicuramente. Final the fake painting of the Fall Madonna. Madonna, stai bene. Dobbiamo trovare i dipinti fasulli della Madonna. È vero, il blu è molto Rainbow Wild, ma anche il carattere, questo qua. Carattere kid, carattere kid. Paraperi. Allora. Ah, mi sa che l'abbiamo visto una volta questo. È il cuoco. Ma lui che c'ha la lingua di fuori sotto? Sì, c'ha la linguaccia. Questo che piscia? Il cane che piscia. Che fai? Annusi la pipì del cane. Dai, Andrea. Vai giù nel tombino, c'è sta Splinter. Lì c'è una bottiglia, cioè te la prendi. Dove? No, no, quella che hai preso ti ha dato una bottiglia. Ma è possibile che Allo Allo sia un qualcosa di francese? Ma infatti è cartoon qualcosa, potrebbe essere in cartone. Sì? A quel cane quanto caspita ha bevuto? Caffè René. Te li basta, mi sa. Ciao Laghi! Un gaga in testa bocciato. Ciao Laghi! Oh bella Zuc! Grande Zuccherone. Ciao Demon! Sopra ti si salta? No. Silvietta! Non mi hai salutato, Silvietta. Guarda che sei veramente... Ah, peggio. Fai fuori. Se no, se ti bassi sul tombino. Ah. È aumentata, ora c'è il sonoro. Grazie Berti per l'abbonamento regalo. Grande Berti. Tanto fumo, eh. Ma questo chi è? Ma che è? Sturmtruppen? Sturmtruppen, sì. Uguali. Tra un po' accucciate perché magari poi no. Puoi camminare accucciato? No. Oddio, chi è? Slot? Entra un po'. Non so cos'era. Ma perché mi riesce? È difforme. Una porella, che c'ha questa? Perché gli vuoi guardare sotto la gonna? Dai, lascia sta. Molestia questa? Molestia sessuale. Dai. Lo strumento di tortura sexual del dottor Wash. Grazie all'EDP per il bit. Comunque c'era una salsiccia lì, mi sa che la dovevi prendere. Ciao Brunzo. Oh bella Bru. Cicib. Buonanotte Bru. Buonanotte Bru. Abruzzo sempre buonanotte appena arriva. Sì sì. Ciao bello di casa. Boh. Non saprei esprimermi su sto gioco. La musica è molto fanzose. No, non ti va a saltarli. Bello non è, dai. Sta musichetta è molto commediaccia romanaccia anni 80, anche 70. Sì, sì, sì. Tipo capito, la musichetta che senti quando vai a mangiare la parolaccia, tipo, no? Sì, sì. Mi devi sta merda. Beh, ha resistito però. È stato sì, abbastanza... dai, che cazzo. Allora, abbiamo votato intanto per Hallo Hallo? 4, raga, che io volete da sto gioco? Perché così tanto? Vabbè... 4 è da stimolo a fare meglio, perché però un giorno però raggiungere minimo... la sufficienza, no. Però un minimo di grafica no. C'è, dai. Sì, ma no, tutto il resto no. Sì, tutto il resto no, però. Ho capito. Allora, no, ci fai con un minimo di grafica. Noi andiamo intanto nel 1994... Anche gioco che viene sviluppato dalla Microids. Il gioco in questione è Carlos. E di Carlos mi ricordavo. Carlos Perez. Carlos I. Vediamo, Right to First Class. Carlos from Microids. Boh, ma che è? E Berto, ho fatto una ricerca per genere. Ma magari stasera riusciamo a trovare giochi di merda. No, ma magari stasera riusciamo a trovare una perla nascosta. Una perla madonna troviamo stasera. Esatto, esatto. Non so se gli stessi L2, se quelli di Siberia. No, l'avevamo visto questo. No. Sì. Sai chi è lui? Sì, fate uno screenshot vi prego. Io ne capo. Come faccio? fatto. Stampa. Non lo mandi su Telegram. Come faccio? Come fai? PC. Sta dentro la memoria del PC. Beh, non c'hai Telegram per il PC? Sì, ce l'ho. Ma come faccio? Sta in memoria. Apri Paint. Cioè, devo aprire. Mamma mia, Paint. Quello te bari fai incolla, no? Non ce l'hai come download. Cos'è sta roba? Protection, va bene. No, questa è una protezione. Sì, questo. Level 1. Lui guarda, lui è affranto perché sa che è un gioco diverso. Come sei impaziente, però. Porco. Mo. Cosa fa? Lo scureggia tra la salva immagine come? No, quello il pappagallo mi sa che è un alleato. Il pappagallib. Quello lassù, non so, l'altra volta pure. Ma lui è un po' Bud Spencer. No, ma carica come un toro. No, pare più un bisonte così. Ma che hitbox ha sparato in alto. Madonna che gioco de merda. Dai, famo così, allora famo due che non conosciamo e uno sì, almeno dai. No, ma va bene, cioè bello. Ci pigliamo, no? Esatto. No, ma io mi piace questa cosa, la scoperta. Eccolo qua. Che ti ha detto? Messo, Bula buba. Buca buca. Andiamo alla scoperta di questi. Oddio, però ti dirò, l'animazione è carina. Sì, la grafica pure. Un po' lenta. Vado allora, eh. Grazie il Dambro per l'abbonamento. Buonasera, Francesco. Va un po' tanto lento. Sì, lui non è che è tanto agile. Però puoi fare così, guarda. Metti giù. È diventato. Io non voglio fare body shaming, però. Non lo so, io se c'era un cartone. Sì, sembra un po' bruto, sì. Bruto? Bruto. Ah, bruto. Ma io non so se si dice bruto o bluto, eh. Bruto. Io ho sempre detto bruto. In Cina dicono bluto, in ogni caso. Esatto. Sì, in Cina sì. Guarda, potresti essere allontanato dalla Rai per una cosa del genere, eh? Eh sì. Però è vero? Madonna. Sì. Non si può di più un cazzo. Non si può di più niente. Ah, in inglese è bluto, in italiano è bruto. Ah, pensa te. Mentre nei fumetti veniva chiamato Timoteo. Ma dai. Non lo so, l'ha scritto, io sinceramente non lo sapevo. Bola. Allora, Gufetto ti chiede se hai visto il manga Goldrack. No, ancora no. Ho visto Goldrack. La schermata che mi hai mandato te. Goldorak, no Goldrack. Goldrack, scusa, Baldrack. E no, Gufetto, però provvederò. Esatto, in italiano era tradotto come Brunzo. Esatto. Allora, il cartone si chiamava 80 sogni per viaggiare. Oh mio Dio. Ma di cosa? Di questa cosa qui? Secondo me, per me è troppo reggente. Io non mi ricordo proprio. Te lo ricordi, Marchè, in cartoni Magucci? No, assolutamente no. Assolutamente, quindi siamo troppo diversamente questo giovani. Personaggio qui? Ma magari l'ho visto e l'ho rimosso perché non guardavo. Ma di questo personaggio qui? Sì. Porco. Però devi sta calma. Sì. Vabbè, ma se porco. Vabbè, non piangere però. Però guarda, vedi lui quanto è bello piazzato, no? Nel camminare, questa andatura molto sicura di sé, molto virile. Cioè, voglio dire. Lui è pacciarotto, È bello pacciarotto. Sì, anche un po' Pavarotti, in effetti. Sì. Ciao, Neofreedom. È il culone che c'ha. Oddio. Ola. Vai ragazzi, votiamo anche per... non mi ricordo più come si chiama. Non me lo ricordo. Allo. No, Allo era quello di prima. Carlos Primeiro. Sai che graficamente non mi dispiace. È molto cartunesco, grafica molto allegra, molto colorata. Però tutto il resto non mi soddisfa. Tutto il resto non funziona. Quindi io darei un 5. Sì. Tieni un po' premuto il tasto, Andrea. Ah, spazio, okay. PowerCon, no. No. Bolla, bolla. Allora, il cartone è Les Adventures de Carlos, quindi è francese. 1992. Ciao Kirara, buonasera. Ciao Kirara. Io ragazzi nel 92 facevo militare. Quindi... io no. Quindi già insomma ero abbastanza avanti. Io nel 92 stavo a ripetere il primo superiore, credo. Ma no, com'è possibile? Sì. E no, se stai 76? 75. 5? 75... No. No, aspetta, allora, nell'88 ho fatto la terza media, nell'89 primo superiore... Sei ripetuto 90? Sì, no, quindi stava a fare il terzo superiore. Ah. Mi sembra che il cartone uscì una sola estate, la domenica mattina presto su Italia 1, mi sembra di ricordarlo. No, assolutamente mai visto. Ivano Corona negli anni 2000 faceva il militare. Ma quando è che hanno levato l'obbligatorietà? 2002? 2002-2003 ah, forse? Che cazzo si esce da qui? Mi pare, però non ci metto la mano sul fuoco. Beh, no, perché se no te la bruci. Esatto. Oggi sta merda, dai, oggi sta a cosa, porco. Brussia, brussia. Grazie, Rob, grazie per i video. Bella, bra. Ah, c'era un hype train. Grazie, grazie. Allora... hype train. Il terzo titolo che facciamo fare ad Andrew... e... guarda mo', più brutto per questo era troppo bello, se riesci. Esatto. Allora, no, infatti volevo fartene fa uno. No, ma va benissimo, per me non c'è problema. Io... grazie Abruzzo per l'abbonamento. Preferisco giocare una cosa che non ho giocato mai, ma voglio vedere se riesci a trovarmene una più brutta di questa. Allora, preferisco vivere. Questo è un titolo che a me piaceva parecchio, ve lo dico già. Non è facile, però era un titolo che a me... ogni volta insomma ci ho fatto delle belle sessioni. Grazie a Briello per i bit. Allora, gioco della Starbite Software 1993, parla di un galeone che arriva in un'isola deserta e si chiama Traps and Treasures. A questo... me no, a te sì. Attenzione perché questo è un bel titolo, no, a te no, a me sì. A te no. A te, a me no. A te, a te. A te, a me no. Allora, eccolo qua, Traps and Treasures, molto molto particolare, quindi guardatelo, vedetelo. Mi ricordo è quello del pirata, no? Il pirata Popò? Del galeone. Sì, sì, sì. Ciao Nicottero. Bella Nicotto. Ciao Nico. Il pirata Popò nella botte al sicuro. Starbite mi ricorda qualcosa. E gli buchi il Popò. Ah no, mi ricorda la Blue Byte, quelli che hanno fatto il gioco di tennis. T'ha messo Brunzo l'icona come se fossi mutato. Boh, non so perché. Dab 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 dab. Schiaccia un po' Andrew. Ciao ste Joker. Allora, questo è lo stesso font che si vede in Lander quando ti chiede di cambiare il disco, però colorato in modo diverso. Press button. Grazie Zuc per l'abbonamento regalo. Grande Zuc. Bella Zuc, mamma mia, Zuccherone, il più dolce della chat, ragazzi. Vai, schiaccia. Fai start. Parto. Ciao, Nodo Tigre. Hai fatto start, Andrea? Bella Nodo. Stai calma, stai calma. Non t'arrabbiare. Che ansia. Ba 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 ba. Brunza, adesso te l'ha tolta l'icona. Adesso ti ha messo quella che stai partecipando all'Hype Train, vedi? Hype Train! Curica Telegram, Telegram. Porco cane, eccola là, arriva. È lui. Sta di benissimo, come sempre. Inizio il sorrisetto beffardo. Ma come mai sta bene su tutto? Porca zozzo, ma sta bene su tutto! Questo l'avevamo fatto, sì. Sì, sì. Flash. Ciao Pable, buona serata. Grazie ai like per i bit. Grande Pable. Buonasera a te. Grazie K per l'abbonamento, grande come sempre, abbonamento regalo. Grande Lord Cappellius. Lord Cappellius. Invece oggi pomeriggio mi sono dileggiato con un ottimo gioco su Amiga 1200 che si chiama Deluxe Galaga. Sì, 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 sì. Porca miseria quanto è figo. L'abbiamo fatto la sera quando abbiamo fatto i giochi Yaga, no? Mi pare. Ma non c'ero io. Sono arrivato dopo perché cioè, io non mi ricordo, sì. Ma è troppo figo, sì, raga. Sì, sì. Infatti mi pare che pure lì abbia un bel voto. Ma la vera domanda è Deluxe o Deluxe? Deluxe. Deluxe. Però poi devi avere Deluxe. Sì, però devi andare prima di qua, Andrea. Prima mi pare che devi andare sopra perché devi salvare i tuoi. Esatto, così. Questo work si chiama Traps and Treasures. Se vai qua a destra, mi pare che puoi salire e sopra c'è qualcuno da salvare. Io lo trovo soporifero un po' sto gioco. Sì, no, no, adesso perché all'inizio ti fa... È come... Praticamente qua adesso ti spiega un po', tra virgolette, passami il termine, come un tutorial. Quello che puoi fare, non puoi fare. Dopo diventa più... Te lo passo? Passami il termine. Vai, te l'ho passato. Ok. Grazie, raga. E niente, è scaduto l'hype train e non me ne sono accorto. Grazie comunque a tutti, come sempre. Grandi. Grazie. A quello, spara. Eccolo. Più vicino. No, allora su... a posto, devo salvarli. Questa è praticamente la tua ciurma. Ecco, occhio. È la tua ciurma che sta arrabbiata da sti pirati fantasma, chiamiamoli. Qua c'è lo shop. Boom, boom, boom. È lo shop, poi andare a comprare qualcosa, ma non so se c'hai ancora i soldi. Dove sono? Allora, 160. I soldi 160. Madonna. Cici Verte, questo l'avevamo fatto. Ciao Shuren, buonasera pure a te. Allora, intanto ragazzi, cominciamo a votare anche per Traps and Traces. No, a me non mi ha fatto mai impazzire, io darei un 6,5, non di più. Non ritorno un secondo, eh? Senti quell'altro. C'è un altro vicino, ma. Ah, dei coso, non so quello si può pigliare. Non so se fa parte dello sfond. Dello sfond. Ma va fangula, cioè. Vai, andiamo avanti, via, ok? Allora. Ma tocca a Turicano che non c'è adesso. Tanto io ne ho fatti 5, ne farei uno. Vabbè, ne faccio un altro. Allora, così belli che mi viene voglia. Vediamo questo, che roba è? Ciao Mazzottano, buonasera. Allora non mi ricordo più come si chiamava, che avevo visto. Decisamente meglio degli altri questo, eh? Allora, vediamo questo della Acid Software. Della Acid Software del 1993. Il gioco in questione è Voodoo's World. Mai sentito. mio. Ui. Questo mette paura sto suono. Votis World. Forse lo conosco. Non mi ricordo questo verte che roba è. Present. Ciao, una poltrona per due. Eccolo. Non toccatemi, sala giochi. Oh, una poltrona per due, grande. Mi fai un conteggio di quanto manca a Natale, per favore? Una stima, una stima. Sì. 135. Mamma mia, 135. È una stupidaggine, ragazzi. Sì, sta quanto pare. È fatta, è fatta. Ma la vera domanda è: ma che si fa a Capodanno? Esatto. Ah, l'anno scorso sono stato abbastanza bene, devo dire. Dopo 2 anni che non si faceva niente con la micinia, finalmente. Madonna, un soffio proprio. La Madonna, che ci vuole? Se pensate che quant'è che. Gennaio, febbraio, marzo, già passati 5 mesi. Sì. Oh, fatemi queste 2 settimane di ferie, non rompete il cazzo. Adesso no, io non vedo l'ora che finisce. Adesso devi passare il meno possibile. Esatto, adesso con molta calma, eh. Allora, Steam Castle. Ui. Porco cane. Ma te puoi saltare? No, mi sa. Mazza, carino questo. Sparare. Titolo? Voodoo's World. Carino. Pare un po'... coso? Robocod. James Bond 2. James Bond. No, non lo conoscevo per... Tanto piglio la biretta. Prima volta che lo vedo. C'è un coso. Oh. Occhio. Oh. Oh. Allez-hop. 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 Ciao Cipollino! Grande. Bella Bruce, becchiamo dopo. Ciao Bruce. Ciao bello mio. Pazzormino questo. Carino. Dai. Sì, siete sì, peggio. Sì. Assolutamente sì. Però... Certo, lo scrolling è quello che è, però... Bello, bello, gustevole, gustevole. Allora, ecchimi, come sta andando? Metto il primo del bello. Sì, no, K è fluido, però prendi per esempio James Bond o Super Frog, sono più fluidi di questo. Ragazzi, però... torno più tardi quando Ale stappa la vita, fate un cince. Grande Brunzo, grazie, grazie mille. Ho trovato un segreto. Grande Andrea. Allora, Berti dice il migliore della serata per ora? Ma forse quello prima. Trap and Treasures. Sì. Trap and Treasures. Lo si nascosto. Vabbè, no, qui bisogna andare per forza qui. Ti sei nascosto. Allora, votiamo pure per questo. Non mi ricorderò mai. Alice Birds. Well World, qualcosa, mi ricordo. No, ti ha tolto tutta l'energia, qualcosa. Questo, ragazzi. Woody's World. Oh, sinceramente, avendo avuto 1,5 miliardi di giochi per Amiga, io questo non lo conosco. Mai visto. Bene, bene, sono contento. Io perché mi segno, Quando c'è uno che non conoscevo, comunque che mi piace, mi iscrivo. Che bello. Sì, no, è carino, è gustevole. Dai, almeno stasera non si può dire, famo sempre stessi. No. Non voglio proprio vedere. Forza ragazzi, votiamo che è gratis, che siamo tantissimi, 104 adesso, 105. Ma le prese quelle monete? O sono cascate tutte? Attenti a qui su. Questo è il checkpoint? Credo. No, non le prese, sono cascate tutte perché non te la date. Non te la date. Attenzione, si è trasformato. Sì, intanto salutiamo il best lap. Sono King, sono King. Però quando casca così sì, te fa rosicare. Che miseria, anche perché non è che c'è, che ne so, una freccia che ti dice guarda, va di qua. I potenziamenti vai molto più veloce in realtà, però diventa anche più difficile da controllare perché c'è una certa inerzia. La famosa fisica. Esatto. I nemici che rispawnano. Oh. Vai. Carina pure la musichibba. Sì, sì, sì. Vai, vedi qua adesso dici me butto ciò. A parte ci di qua mi sa non si può passare. No, non ti dà quando fa così. Ti dà. Quindi devi chiappare al volo. Sì. Lelu. Che spanchettata al basso. Sì. Ciao Silvietta, buonanotte. Anzi, ciao Silvietta, buonanotte. Buona partita. No, vabbè, basta, fai giocare tu, Rican. Allora, sì, veramente? Sì, no, se poi rimani pure un altro paio d'orette a giocare, non dai, stai calma, però stai calma, mamma mia. Mamma, sei permalosa. E poi ce l'hai i videogiochi a casa, non è che non ce l'hai, Ma chi io? Certo. Ma va, no. No, è vero, non c'è niente lui. No, 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 questo è matto. Allora. Ancora gioco con Snake su Nokia. Allora, ma dai, veramente? È l'unica cosa che c'ho che funziona. Bello, sì, 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 sì. Allora, intanto al buon Turrican gli facciamo fare della Media Game Line, famosissima software house, gioco che esce nel 1992 e si chiama Xploit. Sarà Exploit? Vedi, c'è X-Ploit. Sarà Exploit? Molto probabilmente. Vleia. Un'appia, mi sa una Marib. Andiamo a prendere la Marib. Oh, quanto è scritto piccolo, please wait. Bello però sto font, è molto professional. Forse è un test sulla vista sto gioco. Tutto lo scrive sempre più grosso, no? Ah, ok, adesso a caratteri cubitali. Brilliant. Presents Full Contact Exploit. Se schiacci schiaccia. Allora, start game, one player, music, enter password, start game. Start the game. Eccola qua intanto. Eccola, grande. Ci vuole bene. Bene. Tutti gli altri se andassi tutti quanti a fare in bel. Salute raga. Buona amiga a tutti, buona amiga a tutti. Anche amica buona a tutti. Esatto. Amica buona a tutti, è un bel augurio. Oddio! Ma che... Allora, prima cosa che cosa è? Cosa è sono un topo obeso? Sembra un... Oh, grazie Philpol per 5 abbonamenti regalo. Grande Philpol. Grazie Fi, grazie mille. Mio Dio, ma sembra un aborto di tubero. Allora mi sa che lì adesso, visto che c'è la musica e tutto, potevi fare musica o sound effects all'inizio, visto quando c'era la scelta. Ah, sì, vabbè. Grazie, grazie mille, grazie like. Grande like. Ok. Mori? Allora Berti, questo si chiama Xploit. Exploit, penso. Eh no, però. Oh, e come fa? Non mi fa saltare. Ma forse non devo andare là. È un toporatto? Allora, aspetta. Allora, qui posso andare soltanto lì. E va bene. E fino a qua ci siamo. Questo non esplode, quindi ciao, arrivederci. Ciaone. Allora. Spazio porco. Ah, prova. Ah, ecco, a posto. Lo spazio praticamente prende... Ah, fuel, toglilo, C'è il fuel. Ok. È male, lo sai? No. Vai. Lascia. Che faccio? Lascio? Ah, ma c'è il livello dell'acqua che sale pure qua, che fastidio. Ma non sta, non l'ho visto. Sotto, giallo. Porca miseria. Ah, bisogna... Boh. Ciao Paolo Roberto, buonasera. Ciao Paolo Roberto. Un po' alto l'audio. Tocca andare di corsa? Ciao Emblema. Sempre Max. Non capisco se queste cose... quelle là, che è? Oh. Oh no, si è rotto il gioco. No, riavvialo. È un peccato così. Si capisce niente. Si è rotto il gioco. Mi dispiace, porca Eva. Vabbè, oh, mica dipende da te, eh. Grazie Bert per l'abbonamento regalo. Grande Bert. Aspetta, fammi vedere se ce n'è un'altra versione, magari si fa, che ci fa uguale. E... X. Lua. Sì. No. Ah, è un altro? Sì, c'è un'altra versione, questo è un altro ROM set. Vediamo. Non è vero, tutti i giochi originali, scusate. Certo, beh, ovvio. Però la Cracktro è la stessa. Sì, infatti, mi sa che il gioco è lo stesso. Leia. La Marib. Qui c'è un platform dove guidi un tubero. Anzi, un aborto di tubero. Un topo obeso. L'abbiamo detto prima. Ho detto piccola questa scritta. Perché è un test sulla vista. Per vedere se così stupido che sbatti il viso sul monitor. Esatto. Per la patente. E te volevo passare un po' perché mi pare un po' alto su sto gioco qua. Un po' al tib. Sì, pure qui a Roma stasera si sente. L'umidità più che altro. Poi i prossimi giorni peggio. Infatti sì. Troverai una bella situazione rovente. Però la notte mette che si dorme, quindi... Start game. Mette sempre 19. Ah, mi sono scordato che mette... Mannaggia, vabbè. Che hai fatto? Ah, vuoi metti cose? La musica e mette... Vabbè, però è uguale. È uguale. Ciao, sempre Max. Player 1, level 1, Jebza, Dabza. Guarda che bello, guarda che carino. È uguale. Ma com'è? Si rompe sto gioco. Che ne so. Mi dispiace. Niente. No, ingiocabile ragazzi. Porca miseria, po' due ne ho mesi, eh. Manco una. Porca madonna. Forse prova a togliergli o gli devi aggiungere o devi togliergli la RAM. Prova. Se no passiamo oltre. No, questo devi fare. RAM so 5, infatti sarei curioso di vedere come va avanti. Metto tutte e due? Chip e slow. Metti chip 512. No, slow no. Non devi mettere. No, soltanto il chip devi fare. Chop mi devi fare. 512. Ok, va bene così. Metti l'Omega. Proviamo. Sì, è vero, Gufetto, fa molto Cyber Knight. Oh, io farò, sta fermo con ste manacce. Ba ba ba, ba 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 ba. Vabbè, intanto, allora, per il poco che abbiamo visto, ragazzi, votiamolo questo exploit. È molto giocabile. Non so a livello di difficoltà quanto possa essere ostico, perché comunque ho fatto caso che prima, quando non hai fatto partire, quando non hai fatto esplodere tutte e tre quelle tipo bombe, non ce l'ha fatto. Ok, allora proviamo a lasciarlo così. Dai Chicco, su. Dai, muovete, su, su. Allora, togliamo la musica. Aspetta. No, solo effect music, ok. Ale, tu sta Zelda? E sta di là che dorme. Oggi, insomma, sta sempre un po'... Stamattina siamo tornati, ha fatto un macello, aveva buttato l'acqua per terra. Tutto. È una bestia proprio. Che bella che è. È una bestiaccia. Ah, porca miseria. Vediamo un po', forse col Mega... Vai. Ok, vai. No! Porco cane! Un po' difficiletto, eh? Mi sembra. Bisogna saltarlo quello. Allora. Ciao, la parte crispy. Mi sa che era Rammo, sai? Può essere pure. Allora, vai. Vai. Può essere pure. Di nuovo, vai. Vai. Ok. Ah, c'è buon up là sotto, vabbè, posta c'è il bastardo. Lassù che li si piglia. Sì, ma non ci arriva. E che no! Porco. Vai. Ok. Lo chiuderà? Lo chiuderà. Che ci dirà? Bravo, grande. Solo che finio. Porca miseria, mo? Le modo bravo troppo, mi sa. Ah, no. Pensavo che i morti ti ammazzava. La V lassù che ci fai che come si pia? Con non ci arrivo mai in navita là. Ci vuole il coso ma non c'è più l'energia. No, no! Morco. Vai, votiamo intanto per exploit, ragazzi. Da capo però, porca mignotta. Metteci un cazzo di checkpoint, Dio svizzero. Vabbè, dov'è la novità? No, no, vabbè, però un minimo. Ci sarebbe stata una cosa bella, vai! Vai. Vai. Occhio che lo vi è su, eh. Niente. Eccolo. Warning. 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 Wii. Porca miseria, queste guarda come sparano. Vabbè, va dai. Allora, se non fosse per la difficoltà elevata, secondo me sarebbe da 7. È molto carino, sì. Però sta difficoltà un po', secondo me, lo penalizza. Allora, quindi, vai. Mo, qui. Arrivai. Vaffanculo. Vuoi provare a volare? No, va bene così. Okay. Allora adesso io vorrei prendere quella W che sta là sopra. Vai. Porco cane. È finito. No, ce n'è una tacchetta perché io non toccavo niente. No, no, si vede che fa così. Volete così? Ah, ho finito pure le munizioni. Ma c'è pure quelle... Ah, sì, weapon. Merda. Abbasso, io abbasso a 6 perché munizioni, fuel, bastardi vari. Abbastanza, sì. No, vabbè, dai. No, no, no. Per me un 6 e mezzo. Un 6 e mezzo ci sta. sì, però non di più. Sì, sì. Allora, vediamo un po' questo. Vediamo questo, vediamo sì, qua, vediamo se sta sul... ok. No, su questo non c'è, vediamo in questo. Allora, questo ragazzi... allora, della Ubisoft, attenzione. Ubisoft 1990, il gioco in questione si chiama Tom and the Ghost. Tom and the Ghost. E i fantasmi. I fantasmi svasi. I fantasmi. The Ghost. Tom and the Ghost. Tracked by IBM. Speriamo non sia quello. No, quella IBM. Penso, dubbi. Allora, building up RAM disk. Building up. Badabas. La fisarmonica. Esatto. Please wait while building up a RAM disk. E sotto carica, sta sta salvando un sacco di roba su RAM disk. Vabbè. Sì. Un po'. Salbind. La 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 la, ta, ta. Ma poi torna a 512k? No. RAM? No. Sempre un mega. Lasciavo sempre quella. Ecco perché allora sta a salvare tutto quanto il gioco sulla RAM in modo che non ci stanno i caricamenti. Vedrai. Mi pare che sta caricando un po' troppo, eh. Dai, si era fermato. Però carica ancora? Si era fermato, forse lo schiacciai io qualcosa. No? No, sta carica. Eccolo. Allora, Tom and the Ghost. Ma che parlo che ho preso? Cosa? Baseball. C'è una spada e una cosa da baseball. Oppure un picchiaduro. Ma che è? Deutsch, English e Francaise. Welcome to Tom and the Ghost. Start the game, story, opponent, team and... boh, start the game. Siamo sicuri che è un action game o un... Sai che, sai che la musica mi sembrava un tema di Simon & Garfunkel ripreso. Dai, veramente? Ti giuro. Non mi ricordo il titolo della canzone. Potrei sbagliare, eh. Cos'è? Allora, io posso camminare, posso saltare. Se premo il tasto, lui si china, fa vedere il sederino e raccoglie le cose. Se io tengo premuto il tasto... no, non succede... Eccolo il fantasma. Forse devi selezionare la spada? Come hai fatto prima? Non lo so come ho fatto. Da ragazzino. No, oppure eccolo. Ok. Adesso te l'ha messa. Ok, se io premo due volte consecutivamente il mouse, il joystick, mi va nel menu e posso selezionare. Però come faccio a menare? Allora, per menare bisogna fare in giù e poi in alto, in giù e poi in alto. Mamma mia. Legnosino, eh? Mamma mia, porca miseria. Ma chi gli ha detto di fare sta cosa? Ma perché? Chi gli ha detto? C'hai tutti quanti sti tasti a disposizione, usali, no? Mi devi fare sto trick. Lascia, mi sa che era di sfondo. Raddoppia. Allora, hai perso Tom. Chi è? Che te devi portare dietro, ragazzo? Boh. No, forse è il fantasma, me devo portare presso. Porco cane. Allora, il menu dice Scarborough Fair, Mr. Andrea? Cosa? La canzone Scarborough... Esatto, esattamente, grande Melo, grande. Scarborough Fair. Mamma mia, quanta ne sapete, oh. Allora. Però non sono sicuro, che il giro di notte mi è sembrato tanto bello all'inizio. Te gli devi dire follow me, come su Abe. Follow me. Citata una volta anche in una puntata di Futurama. Paraparapapparappa. Niente, ci vuole seguire, eh? No. Allora, vedi che anche l'ascia si può prendere. Oh. Ok, mo c'è sta ragazzina. L'ascia si può prendere, dice Brig. È vero. Io pensavo che era uno sfondo. Pure io. Which man is capable of handling a device so heavy? Only a crafty man will find it useful. Chi è? Esatto. Oh, bella Simoni. Buonasera. Ciao Alex, ciao Andrea, ciao Marchetto. Un saluto anche a tutta la chat. Ciao, come la va? C'è un gioco strano. C'è questo giochillo con un bambino con un cappello verde. Io sto bussando ma nessuno mi apre, va bene. Posso prendere pure la Torchib, che dite? Piglia tutto, piglia tutto. No, non posso prendere la Torchib. Ciao Melo, ciao Brigger, Brarob, ciao Nico, ciao Bert. Caro vecchio Zuccherone, Super Simoni, buonasera. Massa. Guarda ragazzino che sta prendendo a scudisciate il serpentello. Ma si fa? Pam. Ma si può? Eccolo. Sa però. Pam. Nessuno mi apre. Oh! È inutile suonare qui, non ti apri da nessuno. Ciao Exemblemax. Che è la curva lassù, eh? Ok. La smib. Ah, lui è andato via un'altra volta. Ah, perché vede il fantasma, ecco perché. Sì, quindi quando lui vede il fantasma, bisogna poi andare a riprendere lui. Sì, però. Scusa, ma si vede il fischio? Riccardo arriverà? Allora votiamo ragazzi intanto per questo che non mi ricordo più. Arriverà. Tom and the Ghost. Ah, Tom and the Ghost. Tom and the Ghost. Dai, è tornato lì. Com? Allora lascialo perdere, mi sembra che devi usare le bevande per chiamarlo. Una biretta? Con un po' di felicità. No, aspetta, questo. Prima ho premuto questo, se non sbaglio. Il fischietto. Beh. Forse io devo andare più vicino. Ciao Alesac72, buonasera. Ma dove sta? Non c'è più. Ciao Alesac. Gli ho messo paura. È scappato. È scappato. Tu. Uh-huh. Vabbè, io direi che potremmo andare avanti, Sì. Niente. You have forgotten Tom. You played for 0002. Vai Simoni, entri su Parsec, almeno poi non glielo chiedo più. Yeah. Questo è stato votato. Mamma mia. E poi come terzo titolo, visto che abbiamo detto due che non conosciamo e uno sì, famoso. Allora, dove sta? Gli facciamo fare un titolo della Renegade. Renegade. Bello. Allora, senti che immagino. Titolo della Renegade del 1992. Oh, quanti siamo passati? Ah, madonna. Poi che arrivano sotto casa, cambiano, capito? Almeno come c'era. Allora, Fire and Ice, The Derrick Adventure. Bello, bellissimo Fire and Ice. Sì, preso da un cartone animato di Ralph Basque. Vedi. Ciao tua sorella. Grazie Alesac. Qualche volta riesco a seguirmi. Come si chiama quell'altro? E come sempre complimenti, grazie. Nap. Grazie, grande. Dark Wolf, Tigra e quello biondo, come si chiama? Eh sì, del retrolare, questo è bello, questo è conosciuto. Normal, left button. Io penso a un button. Jenson Button, Benz, Graph Gold. Adesso devo ricordarmelo, se no impazzisco. Ciao Pez! Oh, Pezzetiello! Ciao Pez! Ciao Pez! Eric! Eric! Dark Wolf, Tigra e... Fire and Ice. Ecco, non fa vedere un'altra volta i cosi. Chissà perché. Posso. Cartone animato disegnato tutti in rotoscopo, eh? Però. Allora. Larn, ecco, l'altro protagonista, Larn. Allora. Fire and Ice. Sì. Pa 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 param paraparam pa 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 param. Sì. Va tranquillo. No, c'è Streamlab, non capisco perché non li fa vedere un'altra volta le mo te lo dico, eh. Allora, Streamlab dashboard. Che coglioni. No, è tutto attivato. Non so. Amore, amore. Scusate, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma non dice niente, padre. Mario. Ciao Lady Shardust, buonasera. Non è il cartone animato Sword and Sorcery che ricordavo io. Bas. Grande Alesac, mamma mia quanto t'invidio. Qui mo c'è sta Marta che ci arriva addosso, guarda. Chi è Marta? Marta dell'Uva Alberto, guardala. Ciao Don Dream It, buonasera. Don Dream It. Guardala, eh. Eccola qua, guarda, ecco. È Marta. Che scia, che scia. E lei? Copperata dietro. Sì, sì. Allora, praticamente lo scopo è quello di costruire. Ecco fatto. Costruire in pieno. Complimenti, complimenti Turicano, complimenti. Praticamente bisogna recuperare i pezzi di questa chiave che si sta creando sotto. Cane, ma era permanente così? Cioè, non appena ti tocca non si muore? Non mi ricordavo così difficile, in effetti. Manco io. Ma quel cacazziretto che ti segue? Ci deve stare, è l'amichetto suo, credo. È schimese come imbacuccato. Sì. E dopo un tot che sta lì diventa un eschinanno. Esatto. Vabbè, ciao, Ci vediamo poi dopo Ferragosto, eh. Allora, qui su ci dovrebbe essere una nuvolib. La nuvolib, vediamo se riusciamo. Eccola lì. Guarda. Mamma, che succede? No. Esatto, Vette, Lucopperi. Vedi, mo lui diventa nera. Lei diventa nera e comincia a navigare, a navigare, a navigare. E puoi prendere le stelle. Adesso basta perché è diventata troppo nera. E ti spara. Ha finito, vedi, e te spara le saette. Quindi è meglio andarsene. Ma del punto interrogativo anche gli puoi sparare? Che non è scomparso, no? Sì. Ok. Via, via, via. Eccola. Dai però. Che beccata clamorosa del cavolo. No, fammici riprovare, fammici riprovare. Perché raga, buongiorno, porca madre. Purtroppo. The software uses a non-standard floppy disk format. You may need to use a custom floppy disk. Uffa però. Sì, Alesac, però è tosto, eh. Io non mi ricordavo sta cosa che era Term Death subito. Ok. Almeno ti fa vedere però il livello che all'inizio. Sì. Ti fa vedere quello che ce la fa. Sì, un attimo, mo scrivo. Non me la segni, è una cosa. Non mi preoccupare. Occhio. Maria Marta. Fermate che cazzo siamo morti male prima. Ambeci, la pregna c'ha, via qua. E che te sei cambiato prenome, a farzo. Ma dove sta l'amichetto mio? A farzo. Eccolo. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Dietro. Il ciccio. Il ciccio. Vieni, ciccio. Qui c'è sta la stalattite. Ma stalattite o stalagmite? Allora ricordiamo che le stalattiti sono quelle che arrivano da sopra verso il basso e le stalagmiti sono quelle che stanno sotto verso l'alto. Esatto. Exactly. E intanto cominciamo anche a votare per Fire and Ice. Bello, questo è da 8 raga. Cioè almeno per me questo qua è uno dei migliori platform che c'è stato su Amiga, eh. Occhio. Anche se è abbastanza ostico. No, e dai, mannaggia. Sì, perché la ripiai prima i pezzi, mi sa. Sì. Il caro vecchio Sruolero ha anche geologi. Sì. Occhio. Se, praticamente, ragazzi, è un po' di tutto. Geologia, portami via. Ma Luca con l'occhiale da sole tipo discotecaro? Ah, è bellissimo. No, c'era la vita su. Oh, mi sa che non me la fa più respawnare. Porca cialoca. Pam pam pa 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 pam 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 pam. Oh, è piglialo. Piglialo. Era questo il tuo piano? Piglialo. Esatto. Oh. Ok, sì, te l'ha data. No, li zoppai la metà. Ma quelli sotto respawnano sempre. Sì. Troppo. Bam, bam, bam. Ah, però dopo non ti dà più niente. Ti dà solo i punti praticamente. Sì. Guarda è che era. Ah, Marta. Oh. Niente, si è fermata. Niente. Bum, bam, 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 bam. Porca zozza però. Bam, 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 bam. Bam 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 bam. Allora è che un altro è disceso libera. Questa ha preso la rincorsa. No. Ma dai, ma essere ghiacciato però. C'è del Common Secret. Povero Gabbiano, hai perso il tuo amore. Allora, chi sta segnando i voti? Abbiamo il Melo e Zuc. Non so chi dei due stasera. Mi sa che stasera è Zuc. Non lo so, non gliel'ho chiesto. Ieri mi pare che ha fatto Melo. Zuc, allora Zuc. Sì, sì. Non lo so, eh. Grande, grande Melo. Faccio memoria. Ciao Marco, buonasera. Ciao Marco. Ciao Marco. Pa, 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 pa. Dai, è carino sto gioco, dai. Sì, sì. Lebellin, Lebellin. Lebel. No. Ma guarda quel bastardo che passa attraverso la cosa. Bastardo. No, cazzo, merda. Aie. Cambio il voto da 7 a 8. Bene. Bravo. Ci sta. Pam pam pam. Ve lascio niente, tutti via, tutti. Tutti via. Tutti. Pam pam pam. La chiave è completa? Mi sa di no. Eh sì. Oh, ah no, Dio. No. Se non è la porta non è aperta, no. Vai. Questo è dai però. Ma c'ha una tolleranza veramente bassa. E dai. Liscio. Mori. Bam 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 bam. Niente. Sono cascato io. Andiamo avanti, andiamo avanti, dai. Vai, andiamo avanti, andiamo avanti. Bello però. Sì. Allora, Simoni, schiacci lei. Schiaccio. Ok. Ok. Allora, quindi due giochi sconosciute e poi... Cioè, sconosciuti che comunque non abbiamo fatto poco. 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 Allora... Ciao, Chiugliadis. Ciao, Chio, grande. Buonasera. Allora... fatemi... Ciao, Parte Crispi. Il lasagnero. Allora, il lasagnero. Andiamo... Esatto. Andiamo a fare... Ricchela con la mare. Allora, della Rasputin. Rasputin. Rasputin del 1994. Andiamo a fare Base Jumper. E chi meglio di Simoni può fare Base Jumper? Porca miseria. È un gioco dedicato alle piattaforme, Simon. Quindi, figurati. Proprio. Lei ha vinto stasera. Lei ha vinto. Ha vinto tutto. Olin. Se magari caricasse. C'è una freccia. Rasputin. È russo? Ma base o base? Bruce o Brius? Brius con la U. Brius con la U di Bruce. Di Brius. Assolutamente. A me fai. Ma un secondo, claro. Esatto. A socco io mica sono comunista così sa. Sono comunista così. Oh, attenzione. Attenzione, c'è della Italo Disco. Ah, ho capito qual è. Ho capito qual è, quello che devi salire sempre. Che. Oddio, che è sta cosa? È inquietantissima la faccia che ride. È quello che devi salire, che lo schermo sale da solo. Bene. Mi pare di aver capito che l'abbiamo fatto un'altra volta. La vedo molto bene. Sì. Level 1. E poi quando arrivi su in alto ti devi buttare giù col. Col come si chiama? Col corda attaccata. No, con la corda attaccata. Scusa, ma allora che sali a fare se dopo devi tornare giù? Non capisco. E mi pare che... Sì, è quello, è quello. Oh mio Dio. Alle hop. Ste porte non so se ce la fa qualcosa. Esatto. Io vado su. Alle hop. Lo scrolling è... Allora Bert, questo è Base Jumper. Bam 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 bam. Devi stare bonus quelli, mi sa che devi prendere. Quale? Quello che è volato verde. Non ci ho fatto caso. Qua. Ma non c'hai armi, non c'è niente? No. Ok, devi salire. Vedi, quella è F, bravo. Non so se loro gli puoi saltare in testa, ma non mi ricordo. Occhio. Laser B. Datemi una F e datemi una L. No, di qua. Ah, non ti fa vedere una mappa di a che altezza stai? Niente, eh? No. Questa è una brutta cosa. Scusate un attimo, ragazzi. Vai. Lady Shardust, così a casaccio, visto il tema, mi è venuto in mente Rolling Ronnie, altro bel platform a scorrimento, nostalgia, portami via. Rolling Ronnie uscì come, diciamo, emulo di Sonic, ma non c'è riuscito. Cioè, non c'è niente che fa. No, volevano fare una cosa stile Sonic, ma non ci sono proprio riusciti, secondo me. Aspetta, ma proprio no. Intanto vado io, vai. Vai. Is first. Vedi, adesso dovrebbe buttarsi giù. mi sembra. Esatto, devi cercare di prendere più cose possibili. Io chi so, è rosso. È rosso. Oh! No! Wow. Madonna quanto è creepy. Mi sono schiantato contro un colpo. Ma è veramente creepy sta cosa. Cioè si spappola così? E mo? Mi sa che devo aspettare loro, devo schiacciare. Dai, ma loro non si spostano mai. Ah, ecco. Io mi sono spostato, mi sono spappolato contro il muro. Accelera. Contro... Ma quindi mo te vale come un game over? Non lo so, non mi ricordo. It's juice. È marmellata, ha detto che sei diventato marmellata. Sì, allora sopra, io posso con testa. Sopra sì. Sopra. Occhio. La U chissà che dà. Niente, chi se passa? Porco il... però non si capisce i bonus a che servono. Esatto. La D, la D, la D. Lì si scivola, mi sa. Occhio. Unexplode bonus. Bonus. Che caspita succede? Che adesso vale chiapperemo. Ecco. Sbagliata. Sbagliata. Qual è? Oh, e qual è? Che fa? Vedi che là manca, dove c'è sta l'uscita manca. Ah, devo aprire, allora devo sparare qua. Porco cane. Esci ma la freccia e passa attraverso il muro. Ti faccio un domanda. Vai. A posto, in pieno. Che c'ho? L'ho sentito nominare, però... Allora... No! Non è Magic Pocket. Eccolo, Simoni. E niente, sono avanti io, Simoni, perché... Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Oh! E porco... Allero. Il nome mi dice qualcosa, però non mi ricordo il gioco, sinceramente. Ragazzi, votiamo per Base Jumper. Me lo vado a... Anche l'altra volta non è che mi aveva molto impressionato. Esatto. Siete arrivati in fondo, cioè in alto. Sì. Ci siamo arrivati e mi sono spappolato subito. Immediatamente. Pam 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 pam. Ammazza, sta a vedere adesso Nicky Boom, è veramente figo, non era quello. No, non l'ho mai visto. Carino. Ma infatti quanto il gioco l'abbiamo visto. Ma però guarda, questo lo devo approfondire sto Nicky Boom, eh? Lo vogliamo vedere questo Nicky Boom? E dai, mettilo va. Mai sentito. Proviamo, allora, lo facciamo provare al Simoni. Nicky Boom qua mi dà della Microids 1992. Ciao, credo sia quello. Ciao, Rino M. Rino M. No, 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 no. Eccolo, Nicky Boom. Intanto, ragazzi, votate per Base Jumper. Senti come gli do. C'ho l'inglese proprio. Base Jumper. Jumper. Non è male, eh. Forse un 7,5 gli si potrebbe pure da Base Jumper, secondo me. Perché l'idea è sfiziosa, ti invita a giocarlo. Sì, sì, sì. Chi è? Ah, Clam, tu scordavo. Oh mamma mia, eccolo, è lui, è lui. Mamma mia, mi accetti così questa sera. Ciao Bana! Ciao a tutti, ciao alla chat. Vai, via su Pazza che almeno vedi in diretta, poi... Subito. Covana. Sì, un minuto. Che cambia? Sto arrivando tu, Riccardo. So che sei arrivato la macchina. Cazzo. Non male. 3 ore per la vaga. Scusate. 3 ore. Allora, uno ringraziamento speciale che ha scritto sotto a tutta la mia famiglia, eh. Ah, sì, salutiamo la famiglia del programmatore. Esatto. Grande. Ci segue sempre. Grande. Grazie. Ciao famiglia. Ma che è? Ma che c'ha? Trippa avanti? Sì, c'ha un po' di pancettib, però è carino. Ho visto. Inizia. Per forza mangiare le caramelle. Sì, mi fai capire che vuoi. Dimmi, dimmi. Ciao, ciao in chat ragazzi a tutti. Pure la musica è questo. Nicky Boom si chiama. Ah, ma bonus. Non sono bonus, no? No. Oh. Allora. Qualche cavalletto. Yeah. Mamma mia, cavallette no però. Sì. Oh mamma mia, che rischio. Eh? No. Ma sai, per certi versi ricorda un pochettino, poco, alla lontana, Turrican. Sì. Così, D'Amblè. L'hai presa molto larga, secondo me. Sì, però vagamente lo ricorda un po'. Oh, no. Occhio. Dai, vabbè, no, non posso saltare con le scale in mezzo del palco. Quindi il tuo cervello... Ma che te frega? Il tuo cervello va in giro. Sì, sì, sì. Vagamente. Vagamente, vagamente. Però sti insetti giganti... mi fanno un po' schifo. Sì, fanno un po' schifo. Le custe giganti, sì, che è un macchio. No, la lumaca non mi dà fastidio, la locusta gigante sì. Però il bambino è inquietante, il personaggio. Sì, abbastanza, sì. Mamma è un po' creepy. Anche perché che c'ha sulla bocca? È tipo rosso, vedi? È tipo un pagliaccio. No. Un pagliacib. Allora, com'è questo che non mi ricordo più? Ma... si chiama Nicky Boom. Nicky Boom. Allora, io vedendo il long play su YouTube mi aveva abbastanza incuriosito, ma non so giocarlo com'è, eh? Senza arte ne parlo. Stai lanciando dei torsoli di mela. Ah, torsoli di mela. No, sì. Infatti non è, non sembra male a vederlo così. Ho preso un secondo. Bonus. Surprise. Niente. Arbacce, vi lasciavo qualcosa. Opla, saluto il tipo, eh. Oh, bella Vito, sta. No, è andato a dormire. Perché è tornato a casa che c'era Pedrito che non si sentiva tanto bene, ha detto che camminava male. Porca miseria. Che l'ha portato in clinica e hanno detto che probabilmente ha preso una botta alle zampe posteriori. E porco due. Porello. Adesso va a letto perché domattina si alzerà presto. Ci credo. Ci credo. E via. Facciamo un salutone al Pipo, raga. Fammi un salutone al Pipe. Ciao Pi, mannaggia. E buonasera anche a Imbe. Imbe 87. Ah, Imbe. Ciao Imbe. C'era Imbe. Mercury non esiste un emulatore Amiga. Come no? Sì, tanto noi stiamo giocando su emulatore adesso, eh. WinUI, FSUI. Io non capisco questa domanda. Che domanda è? Ma ti dirò, non è malvagio. Sono... sì. Però? Questa? Ma? Vabbè, c'è Antstream, c'è RetroArch, ce n'è diversi, eh. Per emularlo non è un problema. Amiga Live. Diversi. Allora, intanto ragazzi, votiamo per questo. E niente, non mi ci sta. Non mi ci sta il nome. Nicky Boom. Ah, Nicky Boom 68, dimmo, eh. No. Molto scurente. A sculetta. Questo? Ti spari? No. Sembra un checkpoint. Qualcosa... boh. Non lo so. Dai, sì, mo. È la 20ª volta che lo fai sta cosa qua. E via. 21. 22, no. Dai che gli mettete l'ansia. No, dai, 23. 24. A 25 lo levo, a posto. 25. È stato votato, ragazzi, Nicky Boom. Voi insistete a farmi fare i giochi saltarelli. Vi ho detto che allora sono la mia nemesi. Però Simoni, se una sera decidiamo di fare Turrican lo giochi, sì. Dai. È un mezzo gioco saltarello, sì. Sì, però dai, se può fare. Fa, allora, sì. Al buon Simoni della Millennium, non far sapere quanto sono esce buone. Nel 1992 gli facciamo fare questo che, se non sbaglio, dovrebbe nascere come tra virgolette un clone di Wonder Boy in Monsterland. Dubbi. Ah. E si chiama Kid Gloves 2. Kid Gloves. Cioè, io l'ho visto recensito come un clone di Wonder Boy in Monsterland. Questo dovrebbe vederlo Andrea. Un attimo, si è assentato, non so, forse si è svegliato Ale, mi sa. Si è svegliato Ale. A sicuro. Allora, questo ragazzi è Kid Gloves 2. Per Zuccherone, questo è Kid Gloves 2. Kid Gloves. Oh mamma mia. Press to start. Ho capito, non mica. Attenzione. C'è un capezzolino allegro. C'è una donina, quella di come si chiamava? Pocket Gal. Sì, ma sta in un luogo freddo. A freddo. Sta sentendo freddo. Mettiamo qualche quadro. È giustamente The Ice Island. Oh mamma mia. No, non glielo fate vedere Andrea. Non glielo fate vedere mai sto gioco Andrea, no. Perché? Ma guarda che cos'è, ma che è sta roba? Magari è bellino. No, è 10 volte meglio Wonder Boy Monsterland convertito. Ma è proprio, ma 100-200 volte meglio, eh. Palesemente. Ma, ma Wonder Boy convertito è meglio di Wonder Boy senza vertito? È meglio perché senza vertito cambia qualcosa, no? Manca il vertito, quindi senza vertito dai Ivana, che te rispondo pure. Ci faccio pure la discussione, però quello che ti dicevo prima, almeno vedi già le frecce e ti dice vai di qua, vai di là. Questo sarebbe un vantaggio? Non lo so. No, sì, ma che spada morta, dai, come faccio? C'è lo spadino, c'è lo spadino. No, d'altra parte. Dai, orrendo sto gioco, raga, ma di che stiamo a parlare? Ciao Bruce! Ciao Bruce! Bella Bruce! Ciao! Ho preso una chiave. Mamma mia! Sembra un gioco educativo per bambini speciali. È una cosa... Butta tutta a sinistra, però da più alto mi sa. Oh, brutto. Aberrante. Aberro. È una cosa aberrosa. Quasi c'era arrivato. Quasi. La sedia. Quando arrivi a 25 si cambia il gioco, vai. No, ma anche il time sta finendo. 4, 3, 2, 1, arrivederci. No, è cominciato. Ci riproviamo. No, proprio da quando sta proprio sul punto più alto. E questo. Dai, però. Oh, ora ci salti a pernacchia. Forse spazio? C'è un sotto gioco, ma un sotto o un sopra? Un sotto, un sotto. Occhio giochi. Yeah. Ciao The Biker. Ciao The Biker. Ciao The Biker. Senti quanto sta con Matte Simoni. Aiuto. Niente. Per me non sono morto. Dubbi. Questi mi sa il casco, ecco. Io. Dai, perché ha rubato. Yeah, home map. La musica è carina però, eh. Ti entra in testa dopo. No, perché? E rompe i coglioni. Perché mi sa che è beccato uno spuntone su. Sì. Maledictus. Spuntone su, spuntone su. Esatto. No, non lo prendere quello. Vai, cominciamo a votare ragazzi per Kid Globes 2. 4. 4. Non si salva niente adesso sto gioco, raga. Eh? È il 2, non il 4. Sì, però do voto 4, pensa al primo che era. Ma non possiamo vedere il primo. Così almeno se rendiamo conto di quanto è migliorato. Di che era? No, perché teoricamente il 2 dovrebbe essere migliore dell'1, no? Magari il primo non potrà darti. Ma andiamo a vedere, adesso che è aperta la nostra curiosità, Turica. Ma andiamo a vedere, andiamo a vedere. Quanto è brutto, raga. Vediamo, 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 vediamo. Una chiave. Qua dici che devi salire. Ma così neanche un pugnale, sai c'è il coltellino quello per aprire il vino in alto, no? Sai, il coltellino delle giovani marmotte lui. Dura. Avete per caso messo Tearaway Thomas? No. No. Questi si rompono, questi si rompono. Sì, quelli sì. Beda, 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 beda. Ok. The Ice Island Section 2. Pinguino, pinguino. Ma poi sta neve fatta così, mamma mia quanto è brutta. Fastidiosa. È neve, pensavo fosse una cascata gigantesca dietro. Ma no, è neve quella, vana, dai, madonna. Perché, sempre i disegnini bisogna fare. No, no, aspetta, ferma, guarda questa immagine. Vedi che la neve è solo dietro, non è che davanti agli alberi, per cui io magari lo sfondo. Sai perché non la vedi davanti? Sai perché non la vedi davanti? Perché solo gli stanno le fronde degli alberi che non fanno passare la neve. E quindi la vedi soltanto dietro perché le fronde degli alberi non ci stanno. Te capisci? Perché sono alberi sempre verdi, giusto? Sono alberi sempre verdi, esatto. Sempre verdi speranza. Come faccio andare su? Sulle nuvole? No. C'è il dente che passa. Ah, c'è il dente che passa. Ma teoricamente non dovrebbe essere un dente quello, dovrebbe essere una specie di iceberg, no, magari è un dente, secondo me ci offre dei denti. Capito? Dai, ma... Porco. Uno. Vai, andiamo a vedere il primo. Vai, togliamo sto dente. Magari come bonus, perché dopo il terzo per Simon doveva essere un gioco conosciuto, quindi questo bonus vediamo anche Kid Gloves. Andiamo un po', che probabilmente sarà un remake del primo Wonder Boy, chissà. Chi può dirlo? Ah, beh. Sempre meglio, Chi può dirlo? Sempre meglio. Miracle Cobra. R-U-L-E-S-U-L. Noi crediamo nei miracoli. È normalized. Telefoniamo. Madonna, c'è una zanzara che mi sta ciuccia tutto, pure l'anima. Porco cane. Sta puttana. Scusate, Voi non riesco a ammazzarla, A me non mordono, A me non mi mordono le zanzare. Mod. Non so. Faccio schifo anche a loro, tu lì. Ma meno male, beato te. Non si butti via così. Allora, l'abbiamo votato ragazzi però il secondo? Kid Globes 2? Si sono tutti astenuti, Alex. Ma che c'entra quanto? No, mi sa di sì, perché prima ho visto volare dei 4,5 o dei 5, quindi mi sa di sì. No? Bisogna sentire il zuccherone che... Ma che c'entra? La regia... Esatto. Ma che c'entra questo? Votato, infatti, vedi? Non c'entra assolutamente niente. Che è successo? Cos'è sta cosa? Ma tu chi sei? No, perché? Sei questo? È un tizio qua. Sembra un ranger, però con i guantoni da box. Oh, bella, mi ricordo il tutorial, penso. Eccola là. Oh no. Oh, voto 0. Mamma mia, Gufetto. Ma infatti, cioè, che c'entra col primo? Niente. A parte che lui già i guantoni. Alle hop. Adesso cade. No. Alle hop. Adesso. Mo devi andare. Gaia andrà a destra. Ciao Joman, buonasera. Oh, bella Joman. Ciao. No. No, su no. Oh no. Giulia anche. No, non ci azzecca niente, Bert, è proprio un'altra cosa. Cioè. Se capisce, però. Se capisce. Così. Vai, dimmi. Mo come sa. Ah! Oh. Perché era schermo fisso? Senti un rumore di vetro. Non lo so. Oh. Non te fa troppe domande. Guarda lì che c'è sta un occhio che vola. Non te sta a fare troppe domande sul gioco. Porco cane, quanto è inquietante quell'occhio, raga. Occhio del ranocchio. Occhio all'occhio del ranocchio. Occhio. Desi. Andiamo di qua. Vabbè, ma siccome era il gioco bonus. Ma è un long play? Lo togliamo senza votarlo. Allora, per il buon Simoni. Come... Sì, adesso il gioco conosciuto. Esatto. Vabbè, come gioco conosciuto il buon Simoni, gli facciamo fare della Ocean 1991, la secondo me bella conversione di un gioco arcade, sì, e che ovviamente è lo scimmione Tokyo. Tokyo. Andiamo bene. Mario, perché mi... No, a livello 7 no. Ma io non sto schiacciando, sta schiacciatesimo? No. Boh, non ho capito se ha messo il livello 7, eh? No, ma solo uno. Non esageriamo. Boom. Aiuto. Basta. Andiamo su. Ricordo che per sparare in alto devi tenere schiacciato, e poi direzionare. Allora ragazzi, intanto parlavo con Paibo, vi saluto a tutti, sì, pure io ho mandato un messaggino. Anch'io. Ciao Pi, grande. Nicotto dice Ocean sinonimo di giocabilità, non sempre purtroppo. No. Però ha tirato fuori pure bei giochi, devo dire. No, col casco non ti ammazza comunque, si andavi contro. Com'è che parto già col casco? No, l'hai preso prima. Infatti tra poco te lo toglie. Ma non mi ricordo, Ale, questo che è Aga? No, vero? No. Normale. Ah, vedi? Ma se è bella conversione. Dai. Morto. Linguaggio, Simoni. Ah, forse allora abbiamo fatto il trainer che c'è tutto, mi sa. Perché ho visto che non ha perso la vita. Il casco ce l'ha ancora. No, questi non serve. Ah, scusa Nicotto, non ho colto, Roppi questi? No. Cacchio. Che è sempre il coso che quando spari, capito? È quello, Sì, poi l'originale, ragazzi, sull'Amiga originale, lo schermo praticamente era ancora più piccolo. Io stavo utilizzando un filtro che lo ingrandisce. Perché sennò sarebbe stato ancora più rimpicciolito o rimpiccolito? Rimpicciolito. Vai su. Beach. Sotto il sole la gente brucia, la pelle brucia, Sotto a luna ancora di più. Quante signorine avvelenate. Very nice. Fanno uscire pazzi. Tutti i boys. Tutti i boys. Che ci vuoi fa? Che ci vuoi fa? Madonna, mi è prude dappertutto, ma che è? Ah, ma mi sa che adesso ha dato pure la... Invincibilità, non lo so che cazzo versione ho messo. Ho messo una versione. No, bastardo. Lissio. Neanche un parallasse, raga. Questo qua è veramente una bella conversione, eh. Oh. Sì, solo che non mazza, vedi, io ho messo tutto infinito. Vabbè. No, che sono talmente bravo che non muoio. Esatto. Ah. Una volta che Simo è bravo a fare così, è vero, so. Giusto, perché fate affari vostri, no? Esatto, almeno infatti non me lo accorgo. Allora, votiamo ragazzi per Toki 4. 4. La cosa più importante, fatevi sempre affari vostra. E come diceva Don Buro. No, come diceva il santo, chi se fa l'affari sua torna sano a casa sua. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Che fai? Le pigli in giro? Pensa a guidare! Pensa a guidare! Lo so visto l'altra volta il film, è bello, mamma mia. Sì, era fatto qualche giorno fa, sì. Amoroso. Mai vista una prestazione così impeccabile nel buon Simoni, eh? Guarda, sta giocando da Dio. Stage clear. 2 secondi morto, vedi? Andiamo nella conversione però, eh. Allora, Vanna, vuoi giocare? Sì, dai. Vadi, Vanna. Ah, meno male. Attacco il joystick. Già mi stavo a preparare io. Allora accendo il PC e arrivo. Sì, aspetta che vado giù il pad. Joman dice anche con l'invincibilità il reverendo riesce a bloccarsi sui salti. È vero, è vero, è vero. Ho premuto. Sì, sì, l'ho sentito, l'ho sentito. Ho premuto. Allora, vediamo che gli facciamo fare al buon Marco. Ciao Lelle Roz. Ciao Lelle Roz, buonasera. L'L o IL? È una L quella, vero? Allora, aspetta, vediamo questo, che già dal nome mi ispira. Ok. Allora, della Audiogenic, che ricordiamo che l'Audiogenic su Commodore 64 fece quello del calcio. Emily Hughes. Emily Hughes International Soccer. Questo è del 1991 della Audiogenic, il gioco si chiama Rat Trap, la trappola del topo. Esatto. È una L, perfetto, grande l'L. Una L, ok, ok. Audiogenic, copyright 1991. Fox Williams non è Rox. Non è no, Fox. Dovrebbe essere Fox Mulder, però vabbè. Cos'è? Attenzione. Una casa. Ma quel sole rosso così? La luna. Questo sì, capelli? Un ciuffo. Ma la luna rossa così? Fare ciuffo. Attenzione. Luna rossa. E luna rossa te fa avere. Con tutti i doppi. Ah, questo è un clone dei Lemmings, ho capito. L'avevamo già fatto allora. Non farò vitali coi capelli. Sì, questo l'avevamo già fatto. Dovrebbe essere tipo un chiamiamolo un clone, vai con Fire, di Lemmings, che devi portare devi portare i topi. Schiacciate, ma che? Fire, devi portare i topi fino all'uscita, mi pare. La via di Topastri. Topastri. Audio non pervenuto. Strano. Perché c'è silenzio in casa. Silenzio, parla Agnese. Sì. Come sai, devi scegliere il livello? Forse? No, ho già scelto. No, perché queste porte... Però se B questa mi sa che è più difficile. Ecco. Però mi sa che in IBA... no, vedi? Per far vedere il gioco, no? Certo. Esci un po' e PA prima. Niente. Vediamo come... Esatto. Quello che succede. Niente, fa quello che gli pare, vedi? No, perché andando avanti sicuramente è più difficile per quello. Questi per esempio se gli vai vicino li puoi prendere. Quei pezzi. Cosa? Quei pezzi. Ciao Logan. Allora ciao, quest'altro? No, quello lì, il quadratino. Sì, è vero, c'è una faccia un po' scoglionata. Allora, schiaccia in giù. No. E spara il tasto. C'era un modo. Eccolo. Ecco. Questo praticamente poi lo puoi posare. Vedi? Però questo per raggiungere troppo... zone, cioè hai fatto il livello non accessibile, hai fatto il livello difficile, ma che come fai? Dai, ti faccio porca, ti faccio fare il primo, dai. Oh bella Condorone, buongiorno a te. Ciao Condor. Allora disc A, prendi il primo però adesso, Ciao Robby, no? Robby78, buonasera. Sì, ecco, ciao, questo è il canale del buon Condor, andate a seguire. Poi c'è il Brighello, esatto. C'è il Paipo. Non so chi altri ci abbiamo che c'ha. Ascrivetelo per canale. Schiaccia un po' perché? Sto schiacciando ma niente. Non ci manda avanti. Guarda tutti quanti i Topib che fanno capoccella. Prima non c'erano, Così. Boh. Esatto. Ocean. Rattrap. Prendi la prima a stanza. No, aspetta, fammi mettere R2. R2, vai a schiaccio. Aie. Perché mi sa... ok. No, pensavo che non lo faceva perché aveva schiacciato prima. Allora, buca qua e prendi la prima porta che trovi, almeno. Ma non c'è audio? Qua adesso no, arriva. No. Ok. Cazzoli dei topi. Allora, te praticamente devi portare i topi. Allora, devi trovare il modo per farli andare lassù. Quindi poi devi ammazzare, ok. No, poi vanno su sta... Allora, torno indietro. Allora, prova ad andare lassù e prendi quel coso blu. Oh, cazzo. Allora, tiri in giù e schiaccia, non mi ricordo com'è. Ok, mo lo metti qua sull'angolo, esatto. Oh... Che ammazza tutti. Sì. È giusto? Sì. Quindi non lo sono capito, devo uccidere tutti. Mi sa che devi andare là adesso. Te devi portare su questo. Vai. E mo dovresti poter uscire, mi pare. No, ma allora ne abbiamo fatto il primo anche adesso, Boh. Non è possibile. Non lo so. Ma è un long play? Vedi un po' se ha finito. Allora devi tornare indietro. Hai visto? Ciao. E poi devi andare a fare la seconda. Hai messo un lucchetto, hai visto? Va bene, abbiamo visto come il gioco carino. Sì, infatti. Vai, votiamo intanto, raga. Non mi dice niente. È un puzzle, Vado a studiare questo. Sì, però boh. Mi dà il senso di tristezza, di lentezza, boh. Cazzo, allora, qua questi praticamente devi prendere quello blu poi vieni giù di fianco. Esatto, perché quelli poi sono delle tipo che li spara prima su e poi a sinistra, a destra, a sinistra. Ok, fatta. Sono simpatici questi topolini, mi dispiace quasi. Sì, peccato che li uccidi. Potresti poter uscire già a sinistra, non so che c'è qua. Scusate, ma lui spara qualcosa dai capelli. La forfora. Boh. Se no sono marroncini, non vorrei che so... O caccole. Esatto. Non spara più. Non spara più. Era di finire. È noioso e piatto sto gioco. Sì, molto. E poi, poi fai i prossimi. Vabbè. Allora, intanto ragazzi, votate. No, per me è un 6, ma proprio streaming zero. Tecnicamente è pure fatto bene, perché comunque è colorato. Però, boh, i contenuti latitano. Mancano, vuol dire mancano, capito? L'avevo capita, turrica. Ma dai, è possibile. Dai, cioè. Ma è strana questa cosa. Non sono così ignorante. Fenomeno? No, ha soltanto dormito bene. Esatto. Vana. No, sì. Arcovana. Non male che eravate la macchina allora. La luce di bianca era marrone. Che madonna è questo? È blu. Aspetta. È blu? Sì. Pensa un po', talmente blu che sembrava bianca. E poi si diventava marrone perché era zozza, pensa te. Allora quindi fa un altro. Questo non me lo dà, questo non lo dà, questo gli piace, questo non glielo dà. Sto cercando qualcosa, questo non funziona, sto cercando qualcosa che magari ne abbiamo fatto, ma questo pure no. Allora facciamo la conversione, sai che, di Shadow Dancer. Bello. Vediamo un po'. Ma quindi questo, qua è il gioco conosciuto, gli stai è uguale, dopo ne famo un altro. Ma Turica, perché te fai c'ha ragione pure te. Perché non ti fai i cazzi tua. È vero, giusto. Basta, io non parlo più, sto zitto. No, io adesso non parlo più. A Trainer Production. Io mi ricordo, questo mi c'ero divertito all'epoca, No, Ivano, Lupo Alberto no. Quello è mio, beh. C'est à moi. Non è male sta conversione, Secondo me no. Non ti piace? Niente. E poi Nicotto, io non so tu che colore c'è la macchina, la mia è nera, le cacche sono sempre bianche, invece c'è un'amica che praticamente ha la macchina che è bianca e le cacche sono sempre nere. Io vorrei capire come funziona sta cosa. Cioè, guarda, è incredibile, La macchina è bianca e la cacca è nera. La macchina è nera e la cacca è... cambia il colore per far vedere dove cacava. Ah, ho capito, scusa, non lo sapevo. Ti vedo esperto sui piccioni, come mai? Pronto? Oh, sto giocando, lasciami in pace, per favore. Ah, ho capito, te mi rompi tanti coglioni mentre gioco io. Mo te fai rompere coglioni di te. Scusa, Attento che ti ammazza il cazzo, ok. Wow. Io io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così! Cazzo. Insomma. Oh, non lo so, a me quando la vidi all'epoca su Amiga mi piacque sta conversione. Però forse non posso sopravvalutare. No, l'ho preso. Porca. No. Che miseriaccio. Oh, Xemblemax è un po' legnosetto, quello forse sì. Oh, signor sì. Peppolo, buonasera a lei. Porca puttana. Nicotto, purtroppo. È che lo... No, Karash, cancella il tuo messaggio. Peppolo, non scrive, no. Aspetta. Non ce ne frega un cazzo la politica, mi raccomando. Esatto. Sì, infatti. Allora, intanto abbiamo votato, ragazzi, per Shadow Dancer. Il... Poi riesci a saltare su. Ah, posso? Sì. Prova in su col pulsante. In giù. Ah, ok, si riferiva al vocale, però non lo scriviamo, dai, per carità. Come si fa? Vabbè, vai avanti. Ah, no, però se poteva fare. No, ma lo devi fare, cioè devi andare su, perché sennò non finisci il livello. No, ma no, non diciamo niente al gioco, magari non se ne accorge. Ah, ok. Zitto. Sì. No, che caspita. Basta, non ce la faccio così. Gli piace. Gli è piaciuto. No, ma che non mi piace, sono. Ti è piaciuto? Sono quello che sono. Non ti è piaciuto, dai. Ma bello. Ti è piaciuto? Che bello. Mm-hmm. Però non ti è piaciuto. È palese, è palese. Mi è piaciuto. Allora, votiamo. Allora, vediamo che possiamo far fare. Ah, questo che roba è? A me faccio. Attenti. Io faccio. Riecchelo. Io mica so comunista così sa! So comunista così! Oni. Allora. Quello che avevo visto ma che non trovo. Palese mio che vien dalla collina. No, questo infatti non me lo trova. Porca miseria. Bello! Dovrebbe... Aspetta, no, non ho capito qual è quello che cerchi. No, non lo trovo proprio. Aspetta, vediamo questo. Eccolo qua. Allora, questo della Impulse, che non è il... Ricordo a tutti che non è il... Come si chiama? Deodorante, vi ricordate? Impulse. Del 1991, Round the Band. Os? Chi? Mai sentito. Round the Band. Ah, ok, Nicotto, palese sul mare. Ma che è? Ma che sono sti robi? Ma che è? Allora, quello è coccodrillo, e vabbè. Poi c'è sta l'uomo topo, l'uomo non so che, e l'uomo non so che. Non è la donna, eh. Ah, l'ultima è la donna, vabbè. Ma te chi sai? Scegli devi scegliere l'uscita. Quel buco lì. Che ci va quello lì. O quello lì. O quello. O quello lì. O quello. Come si fa a scegliere? Quel buco? Pa. Splat. Oh mio dio. Mamma mia. Ma cos'è? Splat. No, che cazzo. Sei uscito. Bravo. E ho cambiato tutto il posto. No, sei uscito. Ma. Alejo. Ogni buco è una trincea. Oh. Niente. Cioè, appena ti tocca, praticamente scappi. Esci. Scappi in filotranese e esci. Ci andiamo con un poco prima. Tutti i topi, è vero. Sono tutti pantegane e quello dovrebbe essere uno dei famosi coccodrilli che stavano nelle foglie di New York. Score 3. Scori. So, guarda a sinistra. Lo scarico della foglia. C'è cacca lì. È cacca. Porca puttana. Cambia su gioco, guarda. Che via. Gioco bonus. Senza niente. Allora, vediamo un po'. Ma anche su tutte le droghe puoi fare un gioco del genere, cazzo. Dubbi. Io mi scordo sempre, come si chiama quel platform in cui c'è sta con tutti quanti i colori, tutti acidi, che sta su Amiga, che c'è sta ragazzina che risultava Banana Rama, Banana qualcosa, e quello veramente è fatto con l'acido, eh. L'ho fatto sotto LSD. Allora, mia. Vediamo questo della Zeppelin Games 1993, Sink or Swim. Affondo o nuota? O nuota. O nuota. Nota, nota, nota. Nota bene. No, quello non Bananarama, si chiama banana, qualcosa banana. Mela, mela, banana, caffè. Mela, mela, banana, caffè. Non mi ricordo. Psycho Banana. È giusto Psycho, può essere. Attenzione. Synchro Swim. Synchro Swim. Attenzione. Schiaccia un po' perché? Sto schiacciando, ma niente. Niente, tutto niente. Qua il gioco. Tutto qua. È la schermata il gioco. La schermata. Zeppelin Premiere. Eccolo. No, è finito il gioco, vedi che sulla fine c'è del copper inutile, assolutamente sì, inutile. È stato trovato un chipman found. Sì, sì, sì. Chipman. Chip, chip. Chipman. Aspetta, chip carica man. Sotto. Del silenzio inquietante in tutto ciò. Ecco, Top Banana. Top Banana. Top Banana. Mamma mia che giocaccio. Schiaccia un po' perché? C'è il Chipman, Chipman. Sto schiacciando, ma niente di che. È rimasto fermo. Niente. Oddio. Bisogna cambiare CD. Sì. CD? Non c'è un altro. Non c'è un altro. Non c'è un altro? Allora. No. Ah, e allora non, gioco bonus. Forse non funziona con l'espansione? Eh no, forse dice che l'ha trovata. Appunto. Io gliela torno. Vediamo un po', la togliamo, se no ne famo un altro. Non è un problema. Te la tolgo. Che te la tolgo, che te la tolgo. Ah no, quella era, te la pongo. Che te la pongo, che te la pongo. Te la pongo, ciao. Ma perché pongo e non das? Non poteva dire che te la das, che te la das. Ah, turca. C'è sempre sto pongo. Peggio della mia questo. Il pongo era chimico, una cifra chimico. Invece il das era argilla. Argilla. Non gli piaceva l'espansione. Nicotto, ma oggi è terrore a 16 bit? C'era qualche gioco, c'era in effetti che con l'espansione dava problemi, eh? Perché è partito? Sì, vedi. Io so di Eternit. Ah, mi dispiace. Mamma mia. È carino. Allora, c'è del dinamismo e questa è già una cosa positiva. Ma lui che fa? Salda? Sì. Cosa bisogna fare? Ma che c'è? L'ossigeno te? 9? No. Dietro no. Sì. Però non vedo barrette d'ossigeno, non vedo niente. In fondo qua si... Cazzo ho fatto? Mi messo una bomba. Però non l'hai ammazzati. Allora dovete salvare il tipo prima che affoghino. Ma perché le leve qua si possono usare? Io su questa leva si apre la porta forse. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i navi interstellari. Si è caduto lì. I viaggi interstellari. Quante fanno avanti, eh? Vai, esci. Ah, però si è un po' rotta la porta, eh. Pure qua devo metterla, che palle. Mettila un po' lì sulla... No, forse ne devi mettere un'altra lì. Dove, qua? Sì. Non ce l'ha più. Zero. Boh. No, come si fa? Barra spaziatrice sulla porta? Niente. No. Tipo, oh, come faccio qua? Ciao Lucia! Ma non vorrei perché non c'è più bombe. Ma ci sono le bombe. Eh no, zero. Pedro, si è rotta la porta. Stip che trovo. Stip. Ah, qua è su. Io giù questa. Allehop. No. Che cazzo faccio? Devi fare qualcosa con quella porta lì. Però c'è due levi. Che... forse una giù, una su. Ma se possono premere? Non si capisce un cazzo. Sì, l'hai premuta. Premi pure l'altra. Eccolo lì. Yuppie. Ma che cazzo? Ma cos'è cambiato da prima? Vai dentro lì. Ciao Richard, no, buonasera. Sì. Ma ciao, allora, Richard. Ciao Richard, ma allora scusa, a che serve la porta? Che tu la devi far sfondare? Boh. Sì, infatti ne è molto semplice. Non è chiaro. Non è da chiaro, capire. Non è chiaro. C'è sempre uno che salda comunque. Non è chiavo. Ma c'è del liquido bianco sui... vabbè. Sta al gelo. Boh. Non lo so. Boh. Spazio. Secondo me fa schiuma ma non è sapone. Però. Che cos'è? La borra. La borra! Cosa? La borra! Porco cane. Porco. Esatto. Salti. Non salta qua. Salta lì. Adesso salta. Oh, ma salto non cazzo, sa... Ma dai, devo pure arrampicare sotto. Ma cosa sta facendo? Guarda gli occhi come gli diventano. Sopra non ci va, eh. Se vai a sinistra, niente. No. Oh, ragazzi, votiamo perché io sinceramente... No, non mi piace. 5. Non c'ho idea proprio da chi sia stato fatto. No, perché è una cosa bastardo. È alienante sto gioco. Mamma mia. Sì, pure secondo me. Poi questi rumori così ridondanti. Ridondanti. Ce l'ho fatta, hai visto? Ma come hai fatto? Ma non lo so. Ma si è capito. 6,5 da scoprire, dice Bert. Password è facile, pazzi. Ma certo che se devi fare... devi riempire tutti i quadratini a voglia. Mamma mia. È gioco, è longevo. 6.000. È aberrante, esatto. Qua c'è il fuoco. Ma è un long play? No, andiamo avanti, dai. Vai, chi tocca? Allora, adesso ragazzi ne facciamo 2 a cranio. Comincio io. Sì, vai. Allora, vediamo. Anche un po' di figa. Oddio. Allora, intanto ragazzi voi votate. Flick, flick. No, questo infatti non ce l'ha. Non ce lo dà. Che si può fare? Vediamo. Si può fare così. Allora vediamo questo della Digital Magic Software del 1989. Il gioco si chiama Scorpion o Scorpione. Vai, che ha fatto Agata? Allora, video infinite no. Start level. Scorpion. Vediamo. Che roba è? Ah, carica. Sta. Oddio. Come vado a saltare su? Ma che è? L'abbiamo visto. Mamma mia. No! Perché non manca niente? Oh! È una madosca. No, è un'altra volta. Bene. Oh, sti gabbiani hanno rotto il cazzo. Ah, quindi lassù ci posso... Oh! Ma io che porto? Una maschera anti-gas, che è? Sì, mi sembra la maschera de... Io sono tuo padre. Niente. E infatti Brumbi, porco. Ah, con questo non mi salta. Ah, hai visto? Ardecchelo? Mamma mia. Mamma mia, chi è questo? Mamma mia, guarda. Ma che è? Si chiama, Scorpion. Ma è possibile che l'abbiamo già visto questo? Infatti in chat lo scrivevano. Mamma mia quanto è brutto, raga. È orrendo. Niente. Cos'è? Si è rotto tutto. Cooperata. Boh, votiamo ragazzi per questo Scorpion. Oh madonna. Però sinceramente è veramente no, aberrante, come direbbe Harry. È aberrante. Guarda sti gabbiani. Oh. Pio. Se magari facessero pio pio. Io non lo so i gabbiani che ci stanno da voi, ma quelli che stanno qua a Roma ridono. No, l'altro. Oh mamma mia. Sì, continuo. Porca miseria, quanto è brutto, non si salva niente. Niente si salva. Zero. Urendo. Qua non posso saltare, mi chiedo questa. Ok. Oh! E boia. Ma poi, cioè, ma è proprio il contesto che il personaggio è completamente fuori posto. Cioè, nel senso, questo è un tizio che ha un'armatura, un corpetto, con un casco tutto futuristico e sta sulla nave pirata. Cioè, festata di gabbiani. Oh, è tornato. Ciao, era merda. Ciao Franci, buonasera, buonasera. Caldo. Allora, come gioco bello per me, vi faccio ovviamente 3 secondi, ma 3 veramente, di Lupo Alberto. Bello. Allora, gioco di Ant-Man questo. Ma che ne so, una cosa bruttissima, orrenda. Madonna mia. Ma stasera veramente il festival d'orrori, eh? Vabbè. D'orrori. Mamma mia, horror show. Se vai su Amiga, il festival dell'odore. Non è cattiveria, cosa pretendi? Sì, però... È un discorso che vale un po' per tutti, eh? Cioè dovunque vai sugli sconosciuti sono sconosciuti. Luca Stradiotto, questo è bello, me lo ricordo. Ciao Luca. Ciao Luca. Grazie, Luca. Ricordiamo che Luca Stradiotto, ragazzi, è uno dei programmatori, insomma, che ha lavorato al gioco, eh? Sì. Ardecchera. Oh my gosh. Ah, beh, ok. Dopo gli rispondo, aspetta. Balli tutti. Qua c'è qualcosa, la fruccia. The fruccia. Tutti frutti, tutti frutti. Pam 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 pam. Ecco a Marta. Lo sotto come si chiama? Non mi ricordo. Mirto. Mirto. Marta e Mirto. Nicotto la gallina cicciotta somiglia a un mio collega. Esatto, era felicissimo. Anche lui ti vuole molto bene probabilmente. Sì. Paraparapam paramparam paraparapam. Qua c'è il coniglib. Ne ha qualcosa? No. Qua c'è un altro ma non fu in tempo, mi sono fermato. Dove che stava? Ecco. Sì, questo Beppo l'abbiamo finito, sì. L'abbiamo finito in live. No. Esatto, Bert, salutiamo il collega di Nicotto che ci segue sempre. Assolutamente, ciao collega di Nicotto, grande. Assomiglia alla gallina grassa. Dai. Occhio. Oh, non me ne cazzo stasera, eh? È un po' vero, un po' avaro, un po' avaro. No, questo mi pare che ti dà qualcosa. La gallina alla sopra mi pare che ti dà. Ecco, infatti. A molla però ce l'avevo. E allora è inutile. Esatto. Il cocomerone le dovrebbe dare adesso. Cocomerone. Cocomer one. Niente. Come Zucker one. Ma ragazzi, intanto votiamo. Vabbè, a me sto gioco mi mette sempre tanta tranquillità, non lo so, mi trasmette tranquillità, spensieratezza, non lo so. Allegria, allegria. Facile questo. La serenità, serenità. Serenità, serenità, serenità. Ecco qua il quella che teneva Marco Vara. Esatto. Che modi. Ma davvero la pensi così? Allora, ciao Guff, buonanotte. Ciao Gufetto, Guff. Ho saltato male. Dio boia un cico. No. L'allare. L'allare. Niente. Sto giocando malissimo. Parapam pam paraparapam. Non ci manco i pugni, eccolo. Pugni nelle mani. I pugni nelle mani, perone. Paraparapam pam paraparapam. Io. Questo voglio via. Niente. La melona. Però appunti solo. Vabbè. E por la madonna di Campurrota. Allora, esatto. Allora abbiamo votato per Lupo Albert. Sì, abbiamo votato. 9, 8, 8, 9. Allora, vai Andrew. Ciao Geratib. Fammi un minuto, minutino. Allora facciamo fare al Turrican. Vai. Allora, vediamo che possiamo far fare al Turricano. Un bel gioco, come il gioco. Un gioco, facciamogli fare un gioco al Turricano. Un gioco di merda. Allora, sto cercando. Giocavo giochi di merda. Allora. Rogati Adventure. No, niente, quando sbagliavo. Rogati allora. Adventure. Ok. Com'era quello che ho visto? Non lo so. Ok. No, così non lo vede. Allora, vediamo questo della Hollyware, mai sentita nominare, del 1992, si chiama Oi, con l'H davanti, Oi. Non ho capito. Oi. Perché non giocate in due il gioco degli effetti, cioè Midnight Wanderers? E qual è? Mamma mia. Gli elfetti, no, gli effetti. Allora, PAL, NTSC, PAL, intro sequence, skip intro sequence, che faccio? Boh, fa skip. Intro sequence o skip? Fa skip. Vabbè, skip, vanno da guardare. Sì, vedere, stai calma però. Sì, ma questa violenza. Allora, please. Ma non c'è e non riuscivo a dirlo. Mi partono gli incisivi. Ah no, due dischi, sì. No, pensavo non c'era. Salute. Oi. Già il titolo parte male perché dice oi oi. Cos'è che ho giocato io prima? A un gioco. A un gioco? No, una cosa allucinante. Ciao Ranma, buonasera. Quale dei tanti? Carlos? No, Carlos, peggio. Ma che è? Esiste? Ma è uno scarpone? Ciao della cera! Non è male, però... Allo allo? Allo allo, grande. Spazio qualcosa, no. Turica, vate a giocare allo allo. Ma col cavolo. Banib... No, perché? Non puoi... A parte che muore malissimo lui. Cioè, non puoi scendere sotto? Pare di no. Ma non c'ha le braccia, raga. È come il T-Rex, è come il T-Rex. Guarda, è il cambio. Cooperata qua. È brutto. Qui? Devi passare sotto? Devi stare attento alle palle. La musica è bella, eh? Da tastiero. È un pochetto, sì. No, e poi toccante. No, però. Che cattiveria. Guarda che faccia che c'hanno ste api. Sono contenti. Porco. Ma prima che sono riuscito. Io voglio provare ad andare dritto. Ma sono incaponito che voglio per forza andare lì, no? Ma non ci sono andato lì, dai, mi sono fermato prima. Ma che cavolo. Ma fa schifo, raga. Cioè, di grafica è anche carino, però... Giocabilità no, più... fa schifo. A me col tasto non si fa niente. passa. Oh. Porco cane. Wow. Levami sto gioco, levami sto gioco. Mamma mia, quanto è brutto. È odioso. Io mi piace la musica però. Sì, è carina, bellissimo. Però aie. Vediamo un po', eh. Allora, mo è il turrican. Allora, scusami, io mo non l'ho colpito io quello. Intanto ragazzi, vogliamo chi sta giocando a questo gioco, ma non gli piace, perché lo fa incazzare un po'. Veramente schifo. Allora, buttiamo per Hoi. 4. Hoi hoi hoi. E neanche ci gioco più. Guardate quel dinosauro senza le mani. E neanche ci gioco più. Allora, Hoi è del 92, Condor. Che schifo. Con 92. Allora, per il gioco bello del Turicano andiamo in casa Renegade. Nel 1991, uno dei giochi preferiti dal nostro caro Simoni, andiamo a fare Goats. Oh, bello. Io quando dice così ho sempre paura, ti dico la verità. Into Ibiduti. Into Ibiduti. Into Brunzo. Porco 2. Un po'. Allora, perché si alzano solo? Parafrasando il buon Harry, prima di fare la configurazione devi abbassare il volume del gioco. Esatto. Per un buon tiro con la fionda. Per un buon tiro con la fionda. Vai con Golds. Into the ball. Into la mattina si alza sempre da solo, dice Nicotto. Chi? Non lo so. Ciao Shuren, bentornato. Oh bella Shuren. Please insert this too. Allora, io cosa? Effettivamente. Eh sì. Vai Turri, Begin Quest. Begin Quest. Ma com'è che non c'è stata la intro? Mi sai l'emo saltata? No, io non ho premuto niente. Strana sta cosa. Pugnali, pugnali. Pugnale, pugnale. Spari. Ah, è vero. Ma le schippate, io non mi sono accorto. Lo so, mi sa di sì però. Gatta cicogna. Gatta cicogna. Devo andare subito qui sotto adesso? O ci devo venire dopo? Sì. No, 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 giù. Allora, devi premere questa. Exactly. Okay. Allora, Peppo dice, ditemi quello che volete, ma questo gira meglio su SNES. Comunque... È troppo veloce su SNES. Secondo me sì, perde un po'. Streghe. Fregate. È molto bello, c'è una palette di colori differenti. È molto bello, però è un po' troppo veloce, ma te ne accorgi anche da come... A parte che pure qua, Vedi la camminata che c'ha? Sì. Sì, è già veloce qui in realtà l'animazione del personaggio. Comunque mi stanno a far malissimo questi, come mai? Devi tenere schiacciato. No. Devi tenere schiacciato e la sposti. Aspetta. Sposta. No. Tieni schiacciato e poi sposti destra a sinistra. Ora una volta. Ok. No, questo non si via. No, no. Ok, ma adesso quando salti qua, occhio ai stretto. Niente. Botto? Yeah! Sì. Sì. Vai, mettete proprio al limite, esatto. Rifare. Alla 25esima volta che lo faccio staccate, eh? Sì. Occhio! T'ho detto, occhio streghe subito. Adesso sul panino. Sì. Devi fare il giro. Porco cane. C'ho il tempo, no, vero? No, no, il tempo qua non c'è. Okay. Allora, la grande. Tieni il tempo. Si va proprio sciallo. Tieni il tempo. Vai avanti e vedrai. Tieni il tempo. Allora, aspetta, questa è una tocca? Esatto. Mi sembra che è la seconda. Non mi ricordo. Ce ne sono tre. Esatto, così. Così. Esatto, Brunzo, questa è una tocca, clic. Esatto. Chiavetta. Esatto. Un po' più là, come prima. Vai. Esatto. Ok. Vita. Che mandato? Vita in te, ci credo. World 1 completed. Fai l'alto tutto a sinistra. Sì. Dove c'è un mattoncino da pigiare. Un mattoncib. Lì. Eccolo. Pigia. Guarda a sinistra. Pigia il mattoncib. No, a sinistra, sì. Anche quell'altro. Non so contati i pugnali, vero? No. No, io non l'ho contati. Non l'hai contati, Ivana? Devo contarli. Ma Ivana. Capite? Allora aspetta qua, allora vai di là. Dovresti riuscire a saltare. Esatto, proprio al limite. Così dovrebbe andare bene. Good. Schiaccia il mattoncib. Occhio. Porco cane. Ora adesso quell'aggeggio lì con la maschera distrugge tutti i nemici. Esatto. Prendilo adesso che non c'è nessuno. Vai. Beh, mi raccomando. Saltalo. Vai, piglia. Vedevo. No, c'era il cuore sopra. No, c'era il cuore. No, non ho vista proprio quella. Ah, è torica, però se non hai voglia di. È vero. No, dal mattone del qua. E qua che c'è? E qua c'è la fine del level. Ecco, vai dritto. Vai, c'è la barriera. Vai, invece c'è la barriera, scusa, è vero. E va sotto. Là sopra li posso prendere? C'è la mascherib. No, va sotto. Dovrei salire là sopra. Destra. Questo lo sparo raggruppato. Occhio come pare che c'è. Esatto. Allora, intanto ragazzi, votiamo per Goats. Bello. 8. Che prendi il vaso. Devi sparare al vaso. Piglia il vaso. No, devi pigliarlo, scusa. C'è una stanza dei vasi. Esatto, non si è capito, però ok. C'è la stanza dei vasi. da mettere. Subito giù, subito giù, subito, 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 subito. Giù, 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 giù. Subito.it. Okay. Subito.it. No. No. Quindi? No, ciao, ciao. A schiacciare un'altra volta? Simon, non ti sei capito? Se prova ancora la leva. Mm-hmm. Leva, 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 leva. Okay. No, allora salta quella GGD. Prova a saltare, esatto. Pochissima energia. Leva. Allora, se vai su compare uno di quegli aggeggi... No, dalla scala, dalla scala. No. Ah. Dalla scala. No. Porco cane, risalto della... Allora, vai sulla scala, bravo. Questo è il posto. Porco... No. Capita, capita. No, sempre la scala. Chiara chiavica, esatto. G. Un'altra chiave. Un'altra chiavica. Oh. Diciamo che non è un gioco propriamente facile, dai. No, no, sono tanti puzzle da risolvere. Poi è lungo, eh. Ci vuole. Trapdoor close build. È uscito. No, che caspita ho fatto. È uscito un remake di questo, però è brutto. Sì. Oh. Ma chi ti ha detto di saltare? Entro? Vai. E lasci il vaso. Che so ste cose? Dei vasi sono ste cose qua. No, però sta il vaso. Non c'è spazio per tutto. L'hai lasciato, ma devi prendere solo la chiave. Avendo portato lì il vaso, ti lascia la chiave. No, interruttore. Ok. Adesso giochicchia con le leve qua. Giochicchia. Giochicchia, giochicchia. Giochicchia. No, è la chiavetta piccolina lassù in alto. Pisa con l'autonomia. Oh, grande, vita. Grande. Adesso vai sullo scrignetto. Scrignetto. Scrignetto, scrignetto. Ehi! Quanta roba. Tanta roba. Porco cane, no. Però ne so queste. No, da qua su. Wow. Esatto. Ma da qua su, ragazzi, è voglia. Voglia, eh. Qua ci sei già stato. Ok. Mo... Ah no, siamo già qua, pensavo di più. Gli arcori. Vita. In te ci credo. World 2 completed. Dai, andiamo avanti però, perché sennò io qua andiamo avanti così a franco. Dai, non esageriamo. C'era lo shop, c'era lo shop itinerante. Allora, vediamo lo shop, vediamo lo shop. Lo shop. Voglio vedere lo schioc. Vai. Allora, bam bam bam. Chiamo il mercante. The shopkeeper. Un po' grosso. Ciao Nicottero, buonanotte. Ciao Nicotto, buonanotte. Allora, cosa mi consigli di prendere? Quelli lì, torno indietro. Quelli. No, no, no. Ancora uno a sinistra. Quelli. Che cos'è? Che roba è? Throwing Star. Perché fanno più male. Stelle. Prendine due. Ok. Basta? Poi vai tutta la vita. Sì, tutta la vita. Armi? Niente? Che adesso fanno più male dei coltelli. Armi, okay, e bagagli. Alla posto, alla posto. Poi più avanti ci sono le lance, i e qui puoi prendere anche delle palle di fuoco. Fireball. Faccio questo. No. Occhio. Ora qua devi giochicchiare con le leve per togliere. Sì, sì. Giochicchia, giochicchia, Turica. Giochicchio, giochicchio. E dai. No. Du. Poi vita. Du. Allora, mo ste leve come stanno? Stanno una sopra e sotto. No, comunque questo riesce a saltarlo. L'importante era togliere la sicura. Niente, vai, leva, leva. Famosa, questo riesce a saltarlo. Sì, sì. No, ma dall'altra parte. Allora, pare, Andrew. Sì. Gelatib, allora. Gelatib, Gelatib. Vai, ciao Torica. Oddio, ma mica me ne vado, eh. Vado a prendere soltanto il gelatib. Ah, Covena però, cazzo. Quante volte mezz'ora. Allora. Ok, ma no, questo non me lo dà con lo stesso nome, non c'è, questo non c'è con lo stesso nome. Allora, allora vediamo questo della Gremlin Graphics 1990, si chiama Impossible. Impossible. No, Impossible. Impossible. Impossible, si chiama Impossible. Questo è Impossible. Impossible, Impossible, ok, ok. Infatti esiste Joker, ci potrebbe essere una... Paranoia. Mol significa talpa, ci potrebbe essere una talpa. Eh sì, mol e talpa, sì. Impossible. Comunque Semoni è il gioco tuo, Gozza? Lo sai, lo conosci bene? Sì, sì. Diciamo, l'ho praticato più e più volte. Si vede. Oh, maestro Ken, buonasera. Oh, bella Ken. No, sai chi è lui, ti prego, fai uno screenshot. No, io sto mangiando la dirma. Aspetta che torna la schermata principale. E poi fai il turno, vai, vai. Aspetta, però mi senti levo... no. Ah. Togliete questo. Tutto schermo questo. Allora. Aspetta che la mando. Musica orientaleggiante. Vai. Ciao Zuppiera. Sì, sì, mandato. Ciao Zuppiera. Grande, ciao Zuppiera. Crown Mine, Crown Dial Mine. Un po' che gioco qua. Ah, porca miseria, l'avevo visto questo. Papà? Guarda quando salta mette il braccetto. Oh. Sì. Piu. Piu piu piu. Piu 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 piu. Poi lui c'ha un occhio solo. E non è cieco come una talpa, è mezzo cieco. Vedi, l'occhio di là non ce l'ha, l'occhio di qua sì. Hai visto Andrea? Ma sti piccioni di merda non si ammazzano. Yeah. Oh, hai. L'ha ruttato? Sì. Suoni a caso. Ma che devi dare 6.894 colpi ciascuno? Non gli subo di bello, eh? No. Però la schermata iniziale è fantastica. Sì. Bisogna in mente tutto il lavoro di gioco. Bisogna in mente tutto il lavoro da fare. Qui devo modificare anche il logo. Dai. Klondike Mine, le mine del Klondike. Miniere, miniere. Ba 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 ba. Le mine, ho detto. Mine. Chi è che ha fatto lui? Io no. È il gioco, anche prima. Elge. Goodbye. Ma chi è quello? Chester Copperpot? Esatto. Chester Pipopot. Qua talpa vestita come Superman. Ma Superman. Gli spari in cilibio, vero? No, ma porca puttana. Chi è? Ah, un coso, un pipistrello ti ha sparato. Un pipistrello. Dai. Dai, però dai, prima non ti è piaciuto. Votiamo per Impossible. Impossible. Allora Andrea, non capisci l'arte. Scusa. Esatto. E non la metti da parte. Non la metti da parte. Allora, mentre votate per Impossible, a Mr. Andrew gli facciamo fare un gioco della Rainbow Hearts che esce nel 1988. Crazy Cars. E chi risponde al nome di Crazy Cars ti auguro mai nella vita di no, guarda, non giocarlo mai Crazy Cars. Lo so, Rainbow Hearts, Crazy Cars, no? Eh? Mi pare, penso sia il gioco più brutto, credo della Rainbow Hearts. No, proprio. È della Titus. Sicuro? Sì. Era un po' duri? Che plot twist questo, dai, alla grande. Riot Gianna Sisto. Aia. Guardate la schermata dell'amica qua. Bella acida. Questa. Guarda lei. Oh. Bella detta, eh? Col capezzolino turgido. Perosa. Tuppa. Perché non si gioca di merda? No, non si dice. Schiaccia. Ma sai che non saprei scegliere tra la versione Amiga e Commodore 64? Mi piacciono tutte e due. No! Questo devi saltare da merda in questo caso di merda. Allora, graficamente Marché è meglio questa. Beh, certo. Però forse a livello di giocabilità e pure di sonoro preferisco quella del Commodore 64. Io sta giocando Andrea Briello. No, te preferisci Mario, Andrea. Allora, prima di questo, sinistra, c'è il coin qua. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Dum, 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 che bello. Pa, 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 ovviamente non c'è niente a che vedere con Mario, eh? Cioè nel senso, no. Mario è 100 volte meglio, è ovvio che sia così. Però il fatto che Nintendo si sia incazzata per questo gioco mi fa godere come un porco. Mi fa veramente godere come un porco. Perché vi fa capire quanto è meschina la Nintendo. Sozzi, brutti, che stanno sempre a pensare ai sordi. Esatto. Magari fallisce Nintendo. No, sopra. No, pensavo fosse. No, tanto non fallirà mai, inutile. Lo dico, ma so benissimo che non fallirà mai. Da qui? Eh sì. Perché no? Cazzo sei matto? Non ti va? Non ti va? Sei contrariata? Sei contrariata? Ma cos'hai che non va? Se non lo sai tu dovresti saperlo. Madonna, qua è tutto sbagliato però. Porco cane, è tutto sbagliato, ha detto. Adesso di qua. A me no. Adesso di qua, ma fa qualche cazzo io. Ah, hai fatto la sfiga, hai fatto. Ah, la sfiga, ho fatto la sfiga. Dovevi schiacciare a sinistra. Ok, ok, ho fatto la sfiga, la sfiga. Plic. Pa 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 pa. Pa 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 pam pam. Pa 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 pam pam. Vedete? Niente. Dai, ma per... Votiamo ragazzi per The Great Journal Sister. Via questo, quello in mezzo e niente. No, 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 la sapete, la sapete. C'è il fulmine, vero? C'è il fulmine. Ah no, c'era... La parrucca. Oh, 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 oh. Pa, 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 pam. Allora, Briello 10. Anche 20. Para, pa, pa. Te li metti proprio in mezzo. Madonna, quanto sei stronzo. Allora, e levete. Oh, esatto. Eccolo. Cioè, 2 giorni per un giorno. Cosa? Eh? Cosa 2 giorni? 2 giorni. Vana? Sì. Cosa 2 giorni? Per il gelato. Beh. Gelato, gelato. E si ricorda, c'è pure una versione per Switch, è vero? Vana? Oh. 2 giorni gelato cosa? Non ho capito. Chi? Tu. Quando? Vuoi adesso sparare? Spara. Del gelato, 2 giorni. No. Cosa? Occhio al tempo, Andrea. Tu. Va avanti, prima. Finito il tempo, eh. Sbrigate, sbrigate, sbrigate. Sbrigate. Stai calma, stai calma. Aia l'ape. Se capisci perché ha fatto 2 player, vedi? È tutto sbagliato, è tutto sbagliato, è tutto sbagliato. Allora, votiamo ragazzi intanto 9. E poi tocca al Simoni. Pa 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 pa. Brigel 20. Bravo Brighello. Anche 40. Tendo merda, bastardi. Mo puoi sparare. Ah, abbiamo votato già. Occhio alla B. Bravo. Guarda, sta rifletta se può prendere quello oppure no. No. Occhio. Quasi. Quasi. Pa, 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 pa. Boh. Ciao Cosimo. Ciao Cosimo. Pa, 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 pa. Adesso quando sotto vedi un'apertura che c'è, esatto, una riga blu, warp mode. È un warp. C'è un cane che abbaia. Eh sì, è qua. Ah, ma sta a casa tua? No, 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 fuori, fuori. Ah, ok. Oh. Buoni. Ciao cari Franz. No. Moccarza. Lì devi chiappare solo per assaltarlo. No, mettete qua. No, di qua. Devi saltare da lì. Devi cercare di saltare lui a tempo, non così. Ok. Poi anche te sta mondezza. No, ma questo è tutto sbagliato sto gioco. Una mondezza. Allora. Schifo. Simon, forse era il 3? Boh. Meglio proviamolo. Meglio Kirby. Allora. De gran lunga poi. Mm-hmm. Vediamo al buon Simoni. Non far sapere quanto è buono il crodino con le pere. Ola. Mamma mia. Sai, allora, provare. È costamento ardito. Provalo te, guarda, il crodino e pere mi sa che deve essere una roba. Io no. Allora, ma te, io ma no. Te, io no. Allora, proviamo questo della Talion 1990 che si chiama Enchanted Land. Esatto, L2. Ah. Praticamente Mario fa forza soltanto sul nome e sul personaggio che si è creato. Perché è vero, è vero, è vero. È un gioco povero. Sì. Fondamentalmente è semplicemente un gioco in cui devi saltellare, prende il tempo, l'ultimo pixel, ma che è? Vero, è vero, è vero. Pixel. Mi sto sdraiando a letto. Allora, vediamo Enchanted Land. Oddio mio, no. Mamma mia, che corre. È un David Diomo che non ce l'ha fatta. Non ci ha creduto abbastanza. No. Allora, schiaccia, schiaccia Simo. Schiaccia. Troppo alto, è troppo alto. Solo, perché io non occhio solo. Ah? È troppo alto, è troppo alto. Giudita, che cazzo questo? Vuoi? No. Eh? Quali era allora? Due? Due? No. Questo non è. Ne che ne masi tanti, eh? L'uno. E questo non è. No, non è possibile. Ma infatti. Reset pad. Reset pad. 4. Questo non è. Dai, porella. Perché porella? Perché non lo so che gli hai fatto. Ma che gli ho fatto? Perché miagola. Ma miagola perché è felice. Occhio. Quindi? È molto Donkey Kong Country questa. Ma che cazzo stai a dire? Ascolta. Torna stand i panni, Marco. Eccolo qua. Vai. Non parlo più, basta. Oh, oh. La siamo lo vuole Marcoana. Guarda. Non ci sono. Ma la signora cosa, ma la signora cosa vuole? Ma chi? Il cane. Aio. Madonna che botta, Simon. Boom. Occhio. Com'è? Boh. Non riesco a capirlo. Io raccolgo cose. Fai cose, incontri gente. Non capisco. Ehi, Marcovana. Oh. Marcovana. Non ci so. Non ci so. Stai chiamando una persona che non c'è. Non è vero, dai, su. Come quell'altro che dice sono impegnato, sei un cretino deficiente. No, ci sono adesso. Esatto, tutti non tombino. Non ci sono adesso. Ma che cos'è sta porcheria? Ok, hai capito il gioco. Sei riuscito a dargli un'interpretazione. Ma cosa devo fare? Ma chi? Ma cosa? Oh, intanto ho fatto 44 salti, ho sparato per 79 volte. Cosa fa? No, però la scritta Game Over è carina, veramente figa. È artistica. Perché quello mette le dita nel naso a un altro? Non ti far troppe domande su sto gioco. Sperando che sia il naso. È il non senso totale sto gioco. Quindi? Game Over. Nel senso che devi proprio togliere il gioco. È probabile. Qua non flussa più. È un term death. Basta, non si può più giocare. No, non si può più giocare. Basta, finito. Sì, morti una volta, arrivi. È strana questa cosa. Formato al disco e via. Devi cambiare anche il computer per me. Eccolo. Come è andato questo? Male. Male. Allora. Ah, era spazio. Allora, bottate ragazzi. 4. 4 e mezzo, ti è. Enchanted Land. Giusto allora, perché la scritta Game Over è disegnata bene, ma se no. Allora, l'ultimo titolo. Titolo. Zero titolo. Che gli possiamo far fare un bel titolo? Farfan. No, Super Frog l'abbiamo fatto anche l'altra sera. No, già fatto. Sì. Rischi Woods. Però secondo me ci sbrocca con Rischi Woods. Il rischio dei Woods. Io avevo pensato di Elite Ghost and Goblins. Bello. Un bel puzzle game. No, puzzle no. Allora non è più il genere. Bel puzzle game. C'è Flute. Andrea. Ma un bel puzzle game. Andrea, vabbè, te lo dico. Dai. Non te lo posso dire. L'ho detto apposta. Ecco. Alex. Grazie a Attison76. Benvenuto. Alex. Oh. Ma un bel puzzle game. Dopo. Martedì. Grande. Dai, vediamo Ghost and Goblins, ragazzi. Marcovana. Non ci sono adesso. Dai, falla finita. Dove sei, Marcovana? Sta a fare la cacca. Come è andato a fare la cacca? Me sa. No, oggi basta perché 6 volte l'ho fatto. No, 6 volte è cazzo un facocero. C'ho un po' di diarrea. Bene. No, mi dispiace. Vabbè, passerà. Quanto cazzo carica? Lungo. Siamo sicuri che è normale? 83. C'è un bel azzurro, dai. 36, stand 6, 73. Azzurro workbench quello. Lo sfondo del workbench è così. Il colore lì. Frink. Esatto. Non ci sono adesso. Dove sei? Stanno arrivando. No, basta, ha detto 6 volte. Purello. È disidrata poi. Hai bevuto, Vana, durante il giorno? Sì, sì. Mi raccomando. Birra. No, che cazzo fai? Dai. Fatto bene, fatto bene. Ma che ha fatto bene? Si è disidratato. La birra, la birra. Uh-huh. Allora. And now, questo era bello. The show to begin. Eccoci qua. Paradox. Ciao a tutti. Parlate, no, parlate voi. No. Fermata è meravigliosa. Sì. Anche il gioco. Vediamo. Fermata è meravigliosa. Anche vediamo. Il gioco. Fermata è meravigliosa. Anche il gioco. Il gioco. Anche il gioco. Anche. Eccolo. Oh, eccolo qua. Cazzo che conversione, madonna. Ogni volta che la vedo bella, è incredibile. Dai, guarda, è bella sul serio. Ma infatti è incredibile come l'Atari è riuscito a fare una cosa del genere. L'Atari. No! Sotto i piedi me l'ha messa. Ma già abbiamo messo. Abbiamo messo una bella croce su sta partita. Bene. Non è Atari? È Collection Vision? No. Acqua. Non lo so, non la conosco. È l'amica tua. Ma è acqua. La cosa che ti è venuta peggio è la musica. Ti piace la musica? No, non ho detto che è brutta, è la cosa che ti è venuta peggio. Sì, nel senso che. Tu spara. Dietro. Niente. Guarda è bastardo. La coroncina ti dà. Questo mo? Guarda quanto vola, oh! Armatura! Ehi! Mazzo sono de perseguita! Una parola! Bene! Dopo se salti ti dà l'armatura, signora! Porca puttana! Per questo lo devi aggredire. Appena lo vedi gli vai addosso e gli spari. Ma non col fuoco. No. Così che gli fai. Se ci cambia arma qua. Dai fiammiferi col culo che c'avevo. Esatto. Io direi che puoi anche farti uccidere e riparti con un'altra partita. Ho 6 vite. Quante? Così subito. Oh, bravo. Bravo, salva. È sempre lì con lo zombie. Madonna santa, che virtuosismo. Zombo. Sotto le palle proprio. Esci. Pam parapam. Mamma mia. Ma ha messo la freccia. Aggrediscilo. Porco. Grande. C'è armatura qui. No, di... Ah no, ma già gli è data prima però. Non so se è data a due volte. No, se no... L'aveva presa già? La stessa... sì. No. Va indietro. La vita di prima l'hai presa. Prima non l'avevi... Ah, beh, ho capito. Salta però... Salta qui. Ancora? Ecco. Ah, te la ridà ogni volta, che spettacolo. Sì. Non sapevo. Sì. Esatto. Non sapevo. Bene, no. Perfetto. Appena è arrivata una piattaforma è arrivato il saltarello. Mannaggia la miseria. Vieni a ferro. No, da qua. Sì. Ma perché? Però anche l'arcade era così qua. Sì. Sì. Devi superare appunto la piattaforma, mi sembra che... Allora, intanto ragazzi, votiamo per Ghosts and Goblins. Mamma mia, raro, 9. È raro che spallato. Prende la fiamma, prende la fiaccola. Guarda. Ah, mezzo un po'. Madonna. Parapabam. Levo? 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 Via! Attaccalo che è debole, attaccalo che è scarso. Guarda, te stronzo. No, levati da là che... Ok, grande. Oh. Mamma mia, che culo. Qua sì, eh. Occhio. No, aspetta, non saltare. Aspetta che arriva là sotto e salici. Salva. Non ora, non ora. Aspetta, salisci, perché mo si ferma a metà. Adesso. Esatto. Porco. Ho detto salva. Allora, intanto ragazzi, stop al televoto. Sono da polinare. E aspettiamo, come sempre, il buon Turicano che ci leggerà la classifying. La classifica fatta dal buon Zuc. La classi? Fica. Fica. Esatto. Uh-huh. 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 Okay. Okay. Dopo 20 minuti che siamo stesso punto, eh? Eh sì. Dai, Turica. E poi? Pam pam pam. Pa 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 pa. Questo Simo gli devi andare avanti e spara. E lui scende, vedi? Oh. Piccione. Piccione. Vado. No. Esatto. Oh, ma dai. Potrebbe essere anche sufficiente così. Penso. Esatto, Addison della corte. Addison 65 dice non televoto, Twitch voto. Esatto. Pa, 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 pa. Oh, eccolo qua. Allora. Dunque, Amiga Action Games and Platform. Toki 8,1. Sì, sì. Vai. Fire and Ice 8. Woody's World 7.1, Nicky Boom 7,1, Shadow Dancer 7,0, Traps and Treasures 7,0, The Great Gianna Sister 6,9, Impossible 6,5, Base Jumpers 6,4, Big Nose 6,2, Exploit 6,1, Tom and the Ghost 6, Rat Traps 5,9, Gacha 5,9, Enhanced Land 5,7, Sink or Swim 5,4, Kid Gloves 2 5,1, Cavemania 5,0, Gadget Lost in Time 5, Carlos 4,9, Hoi 4,7, Allo Allo 4,4, Scorpion 3,9. Vorrei ricordare che Carlos e soprattutto Allo Allo l'ho giocato io, una cosa allucinante. Esatto, 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 esatto. Disgustorama, disgustorama. Ghost and Goblins non c'è questo. Forse nei... stanno in limite. Allora. Beh ragazzi, io vi saluto da me. Vai, Ivana, aspetta, domani devo partire, no? Domani devo partire. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ah, sta in top 3, ok. A dire cazzate, ma qua, dai. A male. A male. Perché allora, da stasera stai in ferie, ma... Votiamo ragazzi per il gioco vincitore tra Ghost and Goblins e Lupo Alberto. Mazza che trittico. Chi avrà vinto, secondo voi? Cioè. Pam, pam, pam. Secondo me è Luca Alberto. Perché prima aveva preso un sacco di voti alti. Anche secondo me, però. Però. Vediamo. Certo, pure Ghost and Goblins però è bello, eh? Eh sì. Gods lo metto al terzo posto. È una bella lotta. È una bella lotta, sì. Mamma mia, Brumbi dice però 4 risate con Gods and Ghost potete certo. La palpebra pesante, ragazzi. Vai ragazzi, votate ancora. Allora, sta vincendo Ghost and Goblins con l'88% di voti, eh? Immaginavo. Pa, parabà, parabà, parabam, parabam. Allora, vediamo, eh. Ah, c'è un tentativo di rimonta di Lupo Alberto. Ma Ghost and Goblins ancora avanti. Vediamo. Finish. Finish. Finito? Esatto, sì. Yes. Perché non mi fa vedere il risultato? Infatti non mi fa vedere. Ecco. Il risultato del pronostico è Ghost and Goblins. Tanto ragazzi, comunque rimane sempre un giocone, eh? Vabbè, sì. Poi fatto così. Brunzo, ho vinto. Allora, che ci vogliamo fare ragazzi, visto che è luna? Breakensword. Breakensword. Andiamo avanti. For, niente più. Sì, sì, io sì, mi piazzo sul letto, arrivederci. Ah, sì. Anch'io. Buonanotte ragazzi. No, ma io resto però, Vana, io me la vado a letto sul serio. Io non ce la faccio più. Va ciao, bene, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Va bene, ciao. Ciao Vana. Ciao, ciao. Ciao Vana. Ciao. Marco Vana. Ciao. Vana. Ciao. Buonanotte, ciao. Ciao. Ciao Marchè. Ciao Marco Vana. Notte Vana.